Allora, si procede come detto, osservazioni cartografiche per Sì, aspetto un attimo che volevo ridurlo un attimino perché se no non lo vedo. Ecco, lo vedete lo schema che vi avevo mandato? sì, poi ce l'abbiamo, Emanuela, quindi se serve la condivisione per far vedere la situazione di O se no cartografia. seguite, levo la condivisione e seguite direttamente e guardiamo, perché faccio un esempio, no? Non mi ricordo dove eravamo rimasti ieri, se avevamo guardato la 128, non me lo ricordo, perché è una. Manuela, Sì? condividiamo la cartografia del piano, perché questi sono appunti. Va bene, allora aspetta, eh. Per te, Antonella. Sì, faccio io. La 128 no, non l'avevamo guardata ieri. Non l'avevamo guardata? No. Allora, No, no. dove eravamo rimasti ieri, quindi? La 46 mi risulta guardata. Sì. La 54 io ho notato sospesa per approfondimento. No, no, eravamo arrivati alla 46, non ho altro. Allora guardiamo la 54, Antonella. Sì. Scusate, Manola, Sì? per capire io, allora, scusate un attimo, voglio capire una cosa. Allora, la numero 7, no? Dove tu dici fare aggiornamento cartografico, però Sì. chiedo alla commissione, non voglio poi, cioè decida pure la commissione serenamente, ma qui si trattava semplicemente di aggiungere nel quadro conoscitivo le antiche cave rilevate dall'osservante, cioè c'è stato un Sì. osservante, ricordate, che ci ha indicato una serie di Sì. Sì. cave storiche che esistono sul nostro territorio. Quindi, cioè, per l'amor di Dio, va benissimo tutto, ma non credo ci siano dubbi sul fatto che l'ufficio lo faccia, no? Cioè, che dobbiamo verificare. Ci fidiamo, chiedo alla commissione. No, ci fidiamo, sono d'accordo, ma io le voglio vedere, No, onestamente. va bene, però se siete d'accordo, ma lo dico solo per dare una razionalità al lavoro, non è che. Oh, ma si guardano e magari si fa più velocemente, ma si passano e si guardano. Sì, Cioè, va se non bene, guardate verificare. neanche 8 volte, si sono saltate. Capisco, vediamo il quadro se è stato aggiornato, Sì, ci mancherebbe. Però no? ecco, ce lo manderete aggiornato, Manola, no? Quando l'avete Sì, aggiornato. certo, perché tutte queste modifiche cartografiche che voi trovate citate nelle osservazioni sono già state mandate a Fabrizio No, Cinquini e ma ci io voglio sono. dire, Ma ho capito. mi sono spiegato male. Un conto è una modifica cartografica che ha un effetto, lo dico a Riccardo, pianificatorio, no? Nel senso che allora uno la verifica anche rispetto, che ne so, alla larghezza della resede, alla larghezza del parcheggio, cioè verificare che le modifiche, no, fatte dall'ufficio corrispondano alla volontà della commissione. Quindi su quello sono d'accordo con Riccardo, è opportuna una verifica qui. Un conto è, faccio per farmi capire, basta, la modifica del quadro conoscitivo che non ha un effetto pianificatorio, è semplicemente la ricognizione di quel che c'è sul territorio. Ecco, cioè, fate come volete, ma qui non è che c'è da fare una verifica che ha un effetto nella vita dei cittadini. Ecco, tutto qua, No, ho questo. capito, ma e allora che fa un si guarda questa? Non ho No, capito. si guarda però, e sei d'accordo, Riccardo, Manola ce la manderà, no? Appena è pronta, poi se c'è bisogno di parlarne in commissione se ne parla, altrimenti vedremo, no? Negli atti che ci manda la Manola che l'hanno recepita, perché è un quadro conoscitivo, capito? Non è che ha un effetto. Ho capito bene No, ho quello che. capito, però Simone, ascolta, siccome, no, faccio un esempio, no? I siti delle cave da ammettere sono 12, no? Allora, se io devo fare, cioè, e quindi Fabrizio lo inserisce nella cartografia del quadro conoscitivo. Poi, se io devo fare 12 estratti per mandarli a voi, perché Fabrizio mi modifica la cartografia generale, capito? Poi dovrei fare 12 estratti e mandarli a voi.
Allora forse si fa prima a guardare la cartografia, capito? E vederli. Io dico questo, perché sennò c'è. Come ritenete, io volevo semplicemente dire che poi la commissione si organizza come vuole, ci mancherebbe, però un conto è verificare una previsione che ha un effetto urbanistico, è giusto Sì, farlo. certo. Un conto è l'aggiornamento del quadro conoscitivo che non ha nessun effetto e io mi fido del fatto che lo facciate bene e credo tutti ci fidiamo, però per l'amor di Dio, va bene, quello che decidete va bene. Ricordiamoci sulla situazione 7 che questo è l'oggetto in sostanza, no? Cioè, nel caso in cui si ritenga più utile che rivederla in questa modalità, cioè scorrendo sulla carta di piano con modalità di schermo condiviso i siti che sono stati individuati, ricordiamoci che sono 12 siti e che si tratta dell'individuazione dei siti estrattivi di antica formazione, di antica origine. Sì. Va bene, direi di andare avanti. Ma allora L'altra cosa che andiamo. volevo chiedere è questa, Manola, l'osservazione numero 8, siccome vedo un appunto verificare con l'ufficio lavori pubblici, ma qui devo sollecitare l'ufficio lavori pubblici? Di sentire un attimo se cosa ne pensano loro, perché la commissione riteneva che un parcheggio pubblico in quella zona non fosse necessario. E quindi Ritenete, qual è? verificare se è opportuno invece del parcheggio un allargamento della strada. Ok, ma dov'è, scusa? Così almeno me lo ricordo. Prendiamo l'osservazione. Ecco, guarda, ce l'hai sotto mano. La zona è al giardo. Simone, ce l'avevi nelle mail che ti ho mandato, se le vuoi No, ma rigirare. la sto Ah, guardando. ok, Ok. perfetto, perfetto. Sollecito io. Allora, anche qui ricordiamoci che l'oggetto è questo, appuntiamoci. Scusa Jacopo, te devi parlare in maniera più forte perché io non ti sento. Ti sento balbettare, ma non capisco. No, stamani ci si sente male. Va bene, parlo più forte. Dicevo, ricordiamoci anche sulla 8 che questo è l'oggetto e quindi quando arriva l'indicazione da parte dell'ufficio lavori pubblici, la sua espressione. Sappiamo e andiamo a colpo sicuro sulla discussione nel caso. Osservazione prossima, Manola. Allora, riguardiamo un attimo, la 12 è uguale alla 7, quindi solito discorso. La 15, la 16 e la 26 sono tre osservazioni uguali che riguarda quell'area individuata come verde pubblico su Via del Fortino, dove ci sono pareri discordanti della commissione, perché l'osservante chiedeva di allargare, diciamo, la sua resede e questo comporterebbe una riduzione dell'area a verde rispetto alla superficie adottata. Allora, noi come. Io non riesco a capire una cosa. Noi vanno riguardate la 7 e la 8, eh? No, no, allora, sì. No, non capisco perché io le voglio rivedere. Io ho già detto prima, le voglio vedere. Voglio vedere anche il quadro conoscitivo aggiornato. Abbiamo detto, Va Riccardo, che lo bene. No, ma guardiamo. perché ora non riesco a capire come si lavora? Allora, spiegatemi bene. Allora, si inizia dall'inizio, si guarda quelle che. Allora, scusa Riccardo, io la 7 ho detto semplicemente che è un aggiornamento del quadro Sì, conoscitivo. Quindi ho capito. la prossima volta, senza discussione, Manola ci farà vedere l'aggiornamento del quadro conoscitivo. Sì, Ok? Poi la 8 l'ho va chiesto bene, se perché non andasse la 8, bene. ma sicuramente andrà bene l'aggiornamento del quadro No. conoscitivo, ci Ma mancherebbe. scusa, Riccardo, è solo l'inserimento di una localizzazione delle antiche cave, capito? No, va bene, ho capito. Ma sì, Diciamo una guarda, cosa. si è detto Riccardo, francamente stiamo perdendo di vista le cose, nel senso, lo guardiamo, però è un aggiornamento del quadro conoscitivo, quindi sappiamo che la prossima volta la Manola ci farà vedere una serie di immagini, ci ha detto sono 12 cave, noi le conteremo e Va verificheremo. benissimo, ho capito bene, ok. Poi l'osservazione numero 8 ho chiesto io perché non mi sembra che ci sia un problema. Tecnico, mi sembra che l'ufficio lavori pubblici ci debba dare una risposta e quindi ora io,
contatto l'ufficio lavori pubblici per farmi dare una risposta. Esatto, e quindi mi sembra utile, no, mi sembra utile scorrerle. Poi, per esempio, questa qui di Via del Fortino, questa va rinviata perché ci vuole un aggiornamento cartografico, no? Ecco, di questo volevo informare la commissione. Quelli si era detto ieri che non si guardavano quelle lì, si guardavano quelle che si potevano discutere. Allora invece mi sembra si scorrano tutte. No, non è questa la discussione, volevo fare una comunicazione. Volevo dire che noi, come a parere del servizio, possiamo anche adeguarci al parere a maggioranza della commissione, ma volevo informare di questa cosa il mio dirigente. Capito? Volevo che fosse informato, sentire anche il suo parere, se adeguarci al parere della commissione o mantenere come ufficio il parere espresso per l'osservazione. Va bene? In questo caso fateci sapere a quel punto che sì, certo, appena il dirigente mi fa sapere, perché non sono riuscita fino a parlare. La cartografica richiesta che andrà rivista. Aveva avuto in sede di discussione un'articolazione dei pareri, tant'è che appunto era a maggioranza la proposta della commissione. Scusa Manola, la sovrapposizione gialla che ci ha fatto vedere poco fa Antonella è la richiesta dell'osservante. L'osservante chiede che la sua residenza. Va bene, ok. Ed è possibile, scusate, mi ero dimenticata, commissione, ho verificato. Sul piano strutturale è possibile accoglierla quell'osservazione, non è in contrasto con il piano strutturale, quindi è solo una volontà, diciamo. Qual è questa osservazione? Quella di Via del Fortino, dove c'è un'articolazione di pareri, ma a maggioranza la commissione aveva, diciamo, detto di diminuire un pochino il verde a vantaggio della resede della villa, se ricordo bene. Quindi immagino che l'ufficio ci farà vedere questa nuova perimetrazione quando è pronta. Sono tre osservazioni, Riccardo, uguali, dello stesso contenuto, sono l'osservazione 15, 16 e 26, ripropongono lo stesso testo, insomma. Ok, grazie. Poi, vado avanti. Sì, vai avanti, ma no. Allora, la 28 l'avevamo già vista e abbiamo già visto anche la 46. Io sono alla 54. Vai Manola, dici. Scusate, ma Antonella, puoi andare all'osservazione 54, perché per la 54 era stata sospesa per approfondimento. Allora, io ne ho, tra l'altro, su questa osservazione anche Michela, io ho una nota di Michela che vuole anche il parere della precedente al Lido, forse si riferiva a quella del Fortino. Qui chiedono... Sì. Di togliere un lotto, ora non so se Antonella ve lo fa vedere. Questo è l'adottato. Ecco, e loro chiedono di toglierlo una porzione dal parco territoriale, cioè da quel Celestino, e portarlo in RB, nuclei rurali di impianto recente. Puoi far vedere qual è il lotto, Antonella? Questo qui. Allora, noi l'avevamo accolta questa osservazione come ufficio, però diciamo poi era, insomma, necessitava un po' di approfondimento. Allora, io l'ho verificata con Fabrizio. A noi ci tornerebbe di confermare il parere espresso di accoglimento come ufficio, però se la commissione ritiene di non accoglierla, possiamo adeguarci anche alla commissione, in quanto la previsione urbanistica regge comunque, insomma. Quindi rimandiamo, noi ci adeguiamo a quello che vuole la commissione per questa settimana. Sì? No, la domanda è, almeno io, poi sentiamo anche gli altri commissari. Voi riconfermate il parere dell'ufficio, ci sarà un motivo, magari cerchiamo di capirlo, insomma.
Sì, magari guardiamo anche su Google Map, Antonella, così ci rendiamo conto dell'area. Il confinante, no, il confinante, il richiedente in pratica dice anche per avere un trattamento equitario con i lotti vicini confinanti, questa sua richiesta. Sì, c'era da capire se era una pertinenza, no? Questo lotto qui. E Sì, praticamente sì. non lo era, mi ricordo. Poi. La discussione infatti era su questo, Riccardo, e sono quelle, sai, quelle, come dire, quelle valutazioni che possono anche, come C'era una dire, sua particella, reggere in... catastale, no? Mi ricordo. Mi sbaglio, forse. No, mi sembra di sì, mi sembra di sì. Ora guardiamo quando ci arriviamo. Ecco, guarda, l'area è questa. Ho capito, sì, infatti. Questa è inserita, vedi, questa come le aree limitrofe è inserita nel parco, no? Nel parco territoriale. Ora lui chiede l'estrapolazione di questo lotto. Noi l'avremmo accolta, però ecco, come dicevo, Bisogna estrapolare anche tutti quelli accanto, allora fino in fondo laggiù, se si fa sì, quella calcolazione. vediamo Forse casomai. quelle, Ecco. Riccardo, sono già inserite, vedi? No, no. Zanzeri. Ma che nel parco sono inserite? No, no, Scusate. no, sono grigie, vedi? Borgo è tutto dentro, lo Ok, vedi, dai, Riccardo? ma non vedi che è Tutto dentro. tutto verde dopo? Antonella, Questo, dimmi. ci fai? Questo è lo stato adottato? No, è stato adottato è questo, aspettate. Facci vedere lo stato adottato. Questo è lo stato adottato, eccolo qua. Modifichiamo solo questo qui, perché il resto è già tutto dentro. Ma ho capito il resto, Certo. ma tutto quel verde lì, puoi andare anche a dritto se fai questo. Vabbè, comunque io non lo vedo per una pertinenza, ecco, si disse già l'altra volta, per ora se si cambia opinione, si cambia opinione. Diciamo, Riccardo, poi la commissione esprime il parere che vuole. Sì, no, ci mancherebbe quello. Diciamo, no, diciamo la cosa sulla quale bisogna, diciamo, secondo me, stare attenti, no? Che poi non vuol dire che si debba per forza far così, è che se io capisco bene, ascoltando Manola, l'ufficio valuta che siccome accanto, vedi, gli è stata data una pertinenza un po' più lunga. Ci possa essere, diciamo, per un principio di parità di trattamento, se capisco bene, un allineamento di quella riga lì. Comunque, decida la commissione liberamente. Ci fai rivedere Google Art, Manola? Scusa, Antonella. No, per capire accanto qual è la situazione. Beh, non è proprio identica, va anche detto questo. Infatti si era già detto questa cosa qui, che non era la stessa cosa, per quello. Io sono contrario. Che vuol dire Contrario, contrario? che vuol dire? Sono contrario all'estensione, ovvero all'inglobamento di Ma quella pezzo di certo. terreno lì come A tutti gli urbanizzato. altri abbiamo tolto, gli si è dato un pezzettino e questo gli dà un campo che, fra altre cose, non è nemmeno nella sua cosa catastale. No, c'è Quindi da sono dire che contrario effettivamente la situazione accanto non è identica, insomma, si vede che non è identica. anch'io. Io mantengo l'opinione della passata commissione. Ma non è identica, Simone, perché di là c'è un giardino e di qua c'è un campo? Non è identica perché sembra, anche se Michela, siamo in un campo molto scivoloso, nel senso che si va di interpretazione anche di quello che si vede. Sembra che a vederla così, quell'altra sia effettivamente no, anche vedi per conformazione, effettivamente abbia una funzione no, pertinenziale, l'altra, che poi si sviluppa tutto sul retro di quella casa lì. Vedi anche la forma, c'è cioè questo rettangolo. Ora a livello catastale non so, mentre di qua vedi che c'è una divisione più netta fra l'abitazione e l'area verde. È un campo a sé stante quello lì. Quindi non è una situazione identica, anche se, ripeto, siamo in un campo molto scivoloso, quindi io capisco l'ufficio che dice noi non ce la sentiamo di cambiare parere, nel senso che non è che si può dire che il parere dell'ufficio è sbagliato. Qui L'ufficio ha detto che siamo in si un adegua al parere campo. della commissione. No, 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 dico,
siamo in un campo, insomma, molto. E sono due particelle, quelle della casa e quella del campo, Manola. Questo non te lo so Verifichiamolo, dire, ecco, magari ancora lo questo guarda verifichiamolo. l'Antonella. Guardiamo. Guarda. Sì, sono due particelle divise, Michela. La casa È una davanti cosa a non ha, parte. la casa davanti dovrebbe averlo fino in cima, allora. Se si fa lo stesso principio. Vabbè, comunque io resto del mio Le parere. particelle catastali sono quelle azzurre. Sì. Io Va bene. sono. Anch'io sono d'accordo. Sono stato il babbo di Andrea. Quindi mi pare di capire, Presidente, che la Commissione conferma il parere. Mi pare, no? Giusto? Contrario. Respingere. Conferma il parere dell'altra volta, Manola. Quindi di non accoglimento. Respingere L'ufficio osservazioni. si adegua, va bene? Ok. Se volete, se no ci si guadagna la responsabilità. Chiaro. Si sente malissimo, Oh, Andrea. Jacopo, quello che dici non si capisce nulla. Allora, è chiaro che se confermate, se vi adeguate, va bene. Se no, confermate il parere, ci prendiamo la responsabilità noi di non accoglierlo. No, per noi questo è un caso in cui ne ho parlato con Fabrizio, ci si può adeguare tranquillamente. Va bene, allora Quindi adeguate, cambio parere. presentate il parere di non accoglimento e a maggioranza o unitariamente saremo favorevoli. Va bene, io lo preparo quindi, ok? Poi. Andiamo avanti, Sì, Jacopo. prego. Ora metto le Allora, cuffie. l'85 Antonella, la commissione chiede di allargare il più possibile il perimetro. Abbiamo fatto la verifica con Fabrizio, abbiamo allargato quanto possibile nel rispetto del piano strutturale. Non so se vi ricordate, era quella striscia. Io me la ricordo questa osservazione e questa qui bisogna andare incontro perché mi ricordo Sì, era no, un'attività. vi siamo andati incontro, Riccardo, ti No, ma spiego. come? Noi abbiamo allargato fino alla perimetrazione che corrisponde a quella del territorio urbanizzato del piano strutturale. Più di così Scusa non si può Manola, allargare. Manola, No. scusa, fermiamoci un attimo, calma. Cioè, qui c'è la modifica cartografica pronta? Sì, qui ce l'abbiamo. Allora faccela vedere bene, Antonella. Questo è l'adottato, va bene? Che ha questa orientamento, va bene? Il modificato è questo. Guardate. Eccolo. Ora, la commissione aveva già visto questo perimetro e aveva chiesto di allargarla quanto più possibile. E noi abbiamo verificato che l'allargamento corrisponde al massimo che gli si poteva dare perché è corrisponde alla perimetrazione del territorio urbanizzato del piano strutturale. Ok, ora mi sentite meglio, per curiosità. Sì, adesso sì. Oh, bene. La guardiamo anche su Però, Google. scusa Manola, qui il tema è un altro. E io avevo chiesto di approfondirlo, casomai facciamoci mente locale, facciamo tornare anche Fabrizio. No, lo dico anche per un principio di parità di trattamento delle situazioni. Ma può darsi che mi sbagli io, che mi sfugga qualcosa, sto ragionando a voce aperta. Cioè lui chiede qui sostanzialmente un ampliamento funzionale, ok? Un'addizione funzionale di un'attività esistente. Allora, io avevo già detto, siccome abbiamo altri casi di ampliamento Scusa un funzionale, attimo, Simone, scusami un attimo. Scusate. No, dicevo, lui chiede un ampliamento funzionale, non chiede una nuova edificazione nel territorio rurale, chiede un ampliamento funzionale. Siccome noi abbiamo altri casi di ampliamento funzionale,
che non sono passati dalla copianificazione, perché la regione ci chiarì che non era necessario ai fini dell'ampliamento funzionale, Manola, qui bisogna usare lo stesso criterio. Allora, se c'è qualcosa che mi sfugge, per amor di Dio, e ci si ferma, nel senso che ci mancherebbe altro, le regole vanno rispettate, si fa il possibile nell'ambito delle regole. Però verifichiamolo bene, perché c'è almeno un altro caso di ampliamento funzionale, Sono non, se d'accordo. non mi sbaglio io, fuori No, dal hai territorio ragione. urbanizzato. Sono d'accordo. Poi guardiamola bene su Google perché questa ha bisogno proprio di altre metrature. Manola, mi sono spiegato? Sì, ti sei spiegato. Però questa cosa io l'avevo già detta l'altra volta, perché È vero. c'è un problema di parità di trattamento. Se non mi sfugge a me qualcosa, se poi mi sfugge a me qualcosa, ritiro tutto quello che ho No, hai detto detto. questo, Simone, me lo ricordo anch'io. Anch'io ero No, sì. concorde con te. Sono fallibile, Riccardo. Può darsi che nel mio No, ragionamento qualcosa non vabbè, tu. funzioni, Io ho mal di ragione, ma me lo ricordo però bene. volevo capirlo, magari anche in un'occasione in cui c'è Fabrizio, oppure Manuela, senti te Fabrizio e poi ci risentiamo in calma. Cioè, vorrei capire. Perché un ampliamento funzionale noi non lo possiamo prevedere in quell'area dove ci chiede di prevederlo, insomma. Perché questa è un'attività importante. Ma Simone, scusa però, non c'ho davanti l'osservazione. Allora, è chiaro che il problema è quello che dici te, no? Però è stato posto nei termini dell'ampliamento funzionale o dell'adeguamento cartografico o di tutte e due, capito? Vorrei che poi si fosse già magari un'altra sede. Jacopo, l'osservante ti dice: io ho bisogno di ampliare la mia attività, no? Poi è chiaro che ti indica, immagino io, uno strumento, però se, come abbiamo sempre fatto per tutti, noi dobbiamo guardare. L'osservazione la può anche presentare il singolo cittadino senza servirsi di un tecnico, no? È un contributo collaborativo, dice la legge. Quindi noi dobbiamo guardare alla richiesta sostanziale che ci sta dietro, no? Sì, ma quello che volevo dire era magari che nella risposta ti dicevi, io faccio due cose, ti estendo al massimo del perimetro del territorio urbanizzato la tua possibilità di trasformazione nel territorio urbanizzato, ma siccome sei un'attività produttiva, l'adeguamento funzionale in termini di ampliamento lo puoi fare anche occupando una parte del territorio rurale. Cioè Benissimo, sono due questioni, capito? Ecco, volevo dire questo. chiaramente però questo implica una previsione, no? Ulteriore a quella che abbiamo visto. Per cui se siete d'accordo, commissione, io, come dire, do Questo. questo mandato all'ufficio, Manola, cioè Manola. Scusate, parlavo con Roberto, scusa, Come io. diceva Jacopo ora, qui non si tratta di dire estendiamo il territorio urbanizzato oltre il limite del piano strutturale, perché non si può, salvo che non ci siano, no, errori di resene, cose di questo tipo. Si tratta di dire, ma fuori dal territorio urbanizzato si può prevedere l'ampliamento funzionale di quell'attività? Questa è la domanda. No, allora, è per questo che allora, loro in realtà, giustamente, te ponevi l'attenzione, che loro non chiedevano la modifica del perimetro, loro dicevano, io ho bisogno di allargare con una maggiore superficie coperta perché ho delle problematiche tecniche per poter fare l'ampliamento senza chiudere l'attività. Noi nella risposta che abbiamo dato all'osservazione gli abbiamo detto che parte degli interventi che loro li chiedono li possono fare tranquillamente. Tuttavia si rilevava che c'era una compressione dell'area di pertinenza per poter fare l'intervento, cioè non gli c'entrava l'intervento che loro pensano di fare. Come dire, a causa della resede limitata, della pertinenza limitata, probabilmente non è fattibile. È per questo che noi abbiamo allargato la resede. No, lo Manola, vedete nella ma della io non risposta. riesco a capire. Loro indicano un'area di loro, se mi ricordo bene, se poi mi ricordo male, ripeto, siamo qui a cercare di capire. Loro indicano un'area, va bene, che è quella che abbiamo visto prima e rispetto alla quale non si può inserire tutta nel territorio urbanizzato, come un'area dove fare l'ampliamento. Allora la mia domanda è, perché
perché non possono fare l'ampliamento funzionale nel territorio rurale? Così la esplicito. Perché non possono fare l'ampliamento funzionale nel territorio rurale? Perché c'è almeno un altro caso, perché c'è almeno un altro caso nel nostro piano in cui l'abbiamo consentito dopo averlo chiesto alla regione Toscana. Questa è la domanda. Io questo... Allora, rivolgiamo questa domanda a Fabrizio e cerchiamo di capire se non ci sfugge qualcosa, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Cioè, io però, siccome mi viene in mente almeno un caso in cui abbiamo consentito un ampliamento funzionale fuori dal territorio urbanizzato, se mi ricordo bene, se poi mi sbaglio chiedo venia, verifichiamo le cose bene. Io infatti, perché questo loro lo chiederebbero, mi sembra di ricordare, qui dove ci sono, vedo queste serre qui, no, vedi, finisce la casa andando in Milano, dove c'è questo tratto con due macchine, dove sono le serre, perché è lì che loro hanno bisogno di espandere anche la propria attività, che creerebbero, mi sembra di ricordare, un laboratorio che è sinergico a dove viene fatta la lavorazione ora. Ecco il perché, pena il problema che possano andare via da Camaiore, ecco, sarebbe un peccato. Quindi noi bisogna andare incontro alle esigenze di questa azienda che nel corso degli anni ha portato a 15-20 dipendenti, ricordiamocelo. Allora, può darsi che l'altra previsione di cui parlo io... Ma abbiamo fatto una scheda norma a quell'altro caso... Certo. E come devi fare se no, Roberto, scusa, per fare queste cose qui c'è da fare una norma speciale. Ma scheda norma con Simone, io me lo ricordo questo qua. Chiesi esplicitamente di ragionare di una scheda norma. Ora, può darsi che in quell'altro caso, va bene, ci sia stata, perché era già in adozione quell'altro caso, ci sia stata la copianificazione con la regione, questo può anche darsi, non me lo ricordo, di sicuro non c'è stata la copianificazione in sede di strutturale, quindi non serve una modifica allo strutturale, verifichiamo questo aspetto, però qui si tratterebbe di un ampliamento funzionale, no? Allora, ora non mi ricordo che ampliamento chiedono, ma insomma... Nulla di, come dire, di straordinario, cioè non è che stiamo parlando di chissà quale, no, intervento invasivo, stiamo parlando di un'azienda che ha necessità di ampliarsi e che chiede di poterlo fare nell'area lì accanto che ha, quindi verifichiamo, ecco, cioè vorrei capire bene qual è il limite, non può essere quello del territorio urbanizzato, perché gli ampliamenti funzionali si possono fare anche fuori dal territorio urbanizzato. Non so se c'è un limite legato al procedimento di copianificazione, verifichiamolo. Ecco, può darsi ci sia quell'aspetto lì. Però, ecco, verifichiamolo attentamente. Va bene, ok. Cioè, scusate per capire, cioè, quindi lo verifichiamo ed eventualmente allora facciamo una scheda norma, se dovesse, quindi... Si toglie dal cartografico oppure ci si lascia solo per quell'aspetto del territorio urbanizzato qui e il resto va in una scheda norma? Lì mi sembra che quello che ha detto Jacopo sia corretto, sì, e sì, però sì. Implichi credo io una scheda norma, no? Cioè preso atto del fatto che più di tanto il limite del territorio urbanizzato, come Manuela ci ha detto, non può essere ampliato, allora il meccanismo diventa quello di verificare la fattibilità di un ampliamento funzionale oltre quel limite. Però è chiaro che per disciplinare questa cosa non puoi avere due previsioni, no? Una accanto all'altra sostanzialmente, devi fare una scheda norma. Questo ha ragione chi l'ha detto, Roberto, se ho sentito bene, ha ragione Roberto, ma mi pare che infatti io dissi così l'altra volta, dissi immaginiamo... No, ti dicessi così, me lo ricordo io. Immaginiamo una scheda norma. Può darsi, Riccardo, che ci sia un problema non legato alla possibilità in sé, ma legato al procedimento. Cioè, mentre alcune previsioni le abbiamo messe in fase di adozione con una verifica con la regione, e non mi ricordo se quella, diciamo, simile a cui faccio riferimento io l'abbiamo copianificata o no, questo va verificato, qui chiaramente siamo in una fase diversa.
però merita di essere approfondita perché la regione l'ampliamento funzionale lo ammette anche oltre il limite del territorio urbanizzato, capito? Quindi sarebbe veramente un peccato per questo tipo di attività, insomma, precludergli una possibilità quando gliela possiamo dare, nel senso che no, cioè abbiamo favorito tutti gli investimenti positivi che ci sono sul nostro territorio, perché non si deve favorire anche questo se è possibile, insomma. Io condivido in pieno. Anche perché Simone l'ampliamento mi sembra che chieda 56 metri, non è neanche, voglio dire, un Quanto ampliamento. viene? Anche questo è importante, come dice Michela, perché. Dice di ampliare l'immobile su pilastri per metri quadrati 56,60. Sì, ma mi ricordo che poi dopo lì c'è stata un'evoluzione. Mi ricordo lo dicessi te, Simone, che si erano resi conto di aver bisogno anche di un ulteriore spazio. Comunque ora ci fossilizziamo su 56, se fosse anche di più, secondo No, me, vabbè, per hanno carità. bisogno, diamoli, secondo Però me. ecco, l'altra previsione a cui faccio riferimento io, si parla di una scala di grandezza completamente diversa, cioè molto più grande. Per questo dico, cioè qui è un intervento abbastanza ridotto. Quindi se la legge consente di andare oltre il territorio urbanizzato, per amor di Dio, si può anche parlare con la regione Manola, non è che, e sentire anche loro cosa ne pensano, perché si tratta veramente di un aspetto, insomma. Va bene, faccio questi Ecco, approfondimenti e poi si rivede. semmai una cosa, dal punto di vista procedimentale, no? Visto che la legge te lo consente, la legge regionale, di fare gli ampliamenti funzionali delle attività produttive anche fuori dal territorio urbanizzato. Sì, è chiaro che qui a questo punto ci serve una scheda norma, ma in generale, cioè per chi non avesse osservato una necessità come questa, no? Di un'attività produttiva. Che tipo di procedura si potrebbe No, immaginare? Jacopo, non c'è la possibilità perché lo devi prevedere esplicitamente. Cioè la legge te lo consente, ma non te lo consente come meccanismo automatico, no? Te lo consente con una pianificazione specifica. Cioè te lo dico io, no? Pianificatore, quando è che puoi andare oltre il limite del territorio urbanizzato, perché ci possono essere situazioni in cui, no, andare oltre il limite del territorio urbanizzato può avere una compromissione sotto il profilo ambientale, paesaggistico. D'altra Certo, no, no, ho parte. fatto questa domanda in ragione per capire a piano approvato quello che è necessario fare. Mi Una rispondi con variante. una variante, certo. Va bene, si può procedere. A me No? risulterebbe poi la. Sì, ci sono. A me risulterebbe poi la osservazione 128 che va discussa. Io ho questa nota qui. Per noi era parzialmente accolta. Sì, non si era discussa perché mancava l'estratto cartografico, ma ce l'ho di questa qui, aspettate. E allora guardiamo. Allora, questo è l'attuale. E il modificato l'abbiamo fatto così. Abbiamo incluso la strada, come chiedeva lui, ma fino a qui. Lui chiedeva anche tutto questo terreno qua, anche qua dietro, e siamo arrivati qui. La richiesta è la stessa di estensione della sede, in sostanza. Siamo Sì. in che zona? E siamo lungo, aspetta, Via Poggio Barilotto. Sì, via Poggio, tra il Fosso del Secco e la via Poggio, sì. Scusa Antonella, ci fai rivedere l'adottato un attimo, devo dire una cosa. L'inclusione dell'accesso, via insomma. L'accesso è questo pezzettino qua giù in fondo. Ah, vabbè.
per arrivare a questo lotto finale, capito? Sì. Mi sembrerebbe che per i criteri che abbiamo adottato con tutti vada bene. Sì, per me va bene. Altre osservazioni dei commissari? Se no, si dà il parere d'accoglimento. No, va bene anche per me. Bene. Graziano, Sì, Alberto? perché c'è il lotto più grande, la Manola. Sì, Ah, vai, vai. tipo accoglimento, ma era parzialmente accolta, come ha detto anche Sì, lui. accoglimento del parere dell'ufficio. Parzialmente accolta, sì, quello che avete fatto, la modifica che avete fatto. Mamma mia. Bene, avanti. Andiamo avanti. Io avrei segnato la 131, per la quale è stata fatta una precisazione, diciamo, l'osservazione chiedeva un nuovo parcheggio. Manola, non ti si sente? E aveva c'era individuato una zona, la zona specifica. Non l'avevamo accolta perché abbiamo dovuto fare una variante. Quello che suggeriva la sala prevista dall'articolo 38, aree, spazi, attrezzature di interesse. Ma no. Ma io non ho capito nulla, ragazzi. Io, Manola. C'è un problema con l'audio della Manola. Io non capisco neanche Via Vecchia Fonda dove si trova, se si può dopo vedere per favore. Presidente, Sì. dicevo, mentre Manola cerca di sistemare l'audio, siccome vedo che qui c'è un riferimento ad una richiesta che avevo fatto io, forse posso anche illustrarla io, in attesa che la Manola riprenda poi la possibilità di farlo. Cioè qui l'osservazione resta non accolta, no? Come diciamo, avevamo convenuto. Come avevate convenuto anche in commissione. Però abbiamo precisato, vi ricordate, che la possibilità di realizzare un parco avventura è possibile nei limiti ammessi dalla normativa Ecco, vigente. ci sono, ci Non ho sono. capito di realizzare un parco. No, era un'area, Riccardo, dove ci chiedevano una previsione allo scopo di realizzare un parco avventura, se ricordo bene. Ora. No, questa no. Aspetta, la 131 no, No. è Ah, un'altra. scusate, stavo guardando la 135, scusate. No, la 131 è pubblico. Un Manola? parcheggio pubblico alla Pieve, parcheggio Sì, pubblico mi alla Pieve. sentite? Ma io stamani non capisco. Stamani c'è un grosso problema. Mi sentite? Ti sentiamo. Ti salta la voce, prova a fare un discorso. Anche ora. Problema sulla linea. Ora mi sentite? Posso parlare? Sì. La richiesta era l'individuazione di un'area per farci un parcheggio pubblico. La richiesta chiaramente potrebbe essere accolta, però richiederebbe una variante al piano operativo che non è perseguibile in questo momento. Allora si ricordava comunque, questa era una cosa che aveva annotato l'assessore, che quindi non è accoglibile in questo momento. Tuttavia si ricordava che le norme, le norme tecniche del piano operativo di fare degli interventi di allargamento della viabilità senza che questo allargamento costituisca variante al piano operativo. Sì, c'era, mi ricordo, anche un Perché è elemento. stata inserita nell'istruttoria tecnica. Allora, Presidente, Manola, scusa. intanto. No, dice, volevo capire una cosa, ma dove dovrebbe essere fatto questo allargamento stradale in questo caso qui? No, Graziano, fermate i motori subito prima di aprire una discussione, diciamo, fuorviante. Non lo so,
abbiamo semplicemente detto che le norme del piano consentono gli allargamenti stradali. Tutto qua, ok? Non che va fatto un allargamento stradale. Poi può darsi che qui non sia fattibile. Era per dire, in questa fase del procedimento non è valutabile la richiesta di un parcheggio perché non abbiamo messo il proprietario in condizioni di osservare. Tra l'altro c'erano anche perplessità di merito, se ricordo bene, largamente condivise, tra l'altro. L'allargamento stradale è possibile perché c'è una norma generale che lo consente, dopodiché Graziano non è detto che serva, o meglio ancora non è detto che si possa fare. Ecco, quindi No, qui non ce l'ho più fa proprio, non è un problema, ma tranquillo. Graziano dov'è questo posto? Qui non ho capito. È dietro la chiesa della Pieve, fra la chiesa della Pieve e le scuole, è pezzo dietro, dove c'era il campetto che si allenavano per il palio, giù tanto per capirsi, quella zona lì. Scusate, allora il parcheggio lì, ma il parcheggio ci potrebbe venire, no? Lì? Ma siamo in una fase del procedimento, a parte c'erano perplessità di merito, Riccardo, rispetto all'impatto paesaggistico, forse ce l'avevi anche te, ma non so se la memoria mi... Non me lo ricordo, devo essere sincero, non me lo ricordo. Perché è quell'area verde dietro la chiesa Io molto, ho molto capito, bella. ma un... Quindi c'erano delle perplessità diffuse di impatto paesaggistico. In ogni caso siamo in una fase del procedimento che non consente di inserire un parcheggio in un'area di un proprietario che non ha avuto la possibilità di fare osservazioni. Da questo punto di vista, Manola, mi senti? Non ti vedo più a schermo. Secondo me, però, senza ritornare qui in commissione, perché tanto è semplicemente una questione formale, forse la risposta va scritta un pochino diversamente, perché non è che non possiamo fare varianti in questa fase, cioè possiamo fare le modifiche al piano. Non possiamo fare modifiche senza aver messo, diciamo così, il proprietario che è oggetto di una previsione di esproprio in condizioni di osservare. Però la Manola non la vedo più. E la Manola è un attimino scesa perché non gli funziona la connessione. Funziona ora, Antonella, la connessione? Ma lei ha dei problemi col suo computer. No, ma funzionava, la sentivamo prima. Aspettalo, aspetta un attimino, aspettate un attimo. Ecco, è tornato. Ecco, è arrivata, è Eccomi. arrivata. Che devo fare? No, dicevo questo, Manola, ma non c'è bisogno di tornare in commissione, è solo una precisazione, della risposta dell'ufficio al non accoglimento, no? Sì. Voi avete scritto: l'accoglimento della stessa richiederebbe variante al PO non perseguibile in questa fase del procedimento. Ora, noi non è che non possiamo fare modifiche al PO in questa fase del procedimento, è che il cittadino non ha potuto fare osservazioni, no? Quindi forse si potrebbe esplicitare, no? L'accoglimento della stessa richiederebbe variante al PO non perseguibile in questa fase del procedimento, poiché no, il destinatario della previsione non è stato messo in grado, no, non sarebbe in grado di fare osservazioni. Non so se mi sono spiegato. Sì, va bene, sì, va bene. Va bene. E la lascio quell'altra parte delle norme tecniche o si toglie? Come volete, eh. Tanto l'allargamento stradale è fattibile Sì. giuridicamente, poi magari Sì. nel concreto Graziano dice che non si può fare, io mi fido di lui nel senso che è lui più addentro a queste cose di me, quindi Allora si può anche togliere. Si può anche come togliere. vuole la commissione, come vuole la commissione. Ascoltate, l'allargamento stradale ve lo spiego in 2 minuti perché non si può fare. L'allargamento stradale non lo puoi fare perché? Perché da una parte,
c'hai un muro che sicuramente è storico, quello che va lungo via, che è via Marchetti, e quindi non lo fai. Dall'altra parte non lo fai perché cioè, il piano stradale è molto più basso rispetto al campo che è su di un paio di metri. Quindi non credo che si possa allargare la strada da Via Vecchia Fonda, ecco, tanto per capirsi. Allora, leviamocelo il riferimento, lo Fatto, faccio io si deve proposta, sì. che tanto voglio dire, la norma esiste, ammettercelo sembra quasi un auspicio e invece mi pare di capire che ci possano essere dei problemi. Sì, ok. Va bene, siete tutti d'accordo? Bene. Sì. Vado avanti, Jacopo. 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 Scusate, avevo il microfono spento nel mentre ragionavo. Sì, sono d'accordo anch'io con la proposta di Graziano e con quanto diceva l'assessore. Se non ci sono osservazioni, possiamo andare avanti. Sì. Allora, la 135, anche questa era stato deciso di metterci una precisazione. Ecco, questo è quello che chiedeva di fare il Parco Avventura nella zona di Casoli, no? Era non accolta, il parere è rimasto uguale, solo è stata fatta una precisazione. Rimane comunque salva la possibilità di realizzare un parco avventura, che è quello che loro chiedevano nell'osservazione, nei limiti annessi dalla normativa vigente senza opere rilevanti sotto il profilo edilizio. Cioè, in pratica, rispetto alla richiesta che loro avevano fatto, che richiedeva che richiederebbe una variante al piano strutturale e al piano operativo, quindi no, non può essere accolta. Però è anche vero che possono essere realizzati degli interventi che non sono edilizi, per i quali non si configura un'attività edilizia, per realizzare in parte, diciamo, un'attività del tipo richiesto, insomma. Alle Vi volte ci ricordate, sono. no? Vi ricordate, si fece l'esempio di tutte le attrezzature che costituiscono un senso stretto, un parco avventura, quelle sono fattibili, quelle sugli alberi, insomma, per capirsi. Il problema sta quando te costruisci dei manufatti, no? Il contorno, diciamo così, e allora dipende dalle caratteristiche che hanno. Nel senso che magari un piccolo box di legno per ospitare le attrezzature ce lo puoi mettere. Un bar non lo puoi costruire. Ecco, ora faccio per fare degli esempi. Scusa Simone, ma non chiedeva già il parco avventura lui? Perché mi Sì, sarei detto non però accolta? Riccardo, il parco Ah, è avventura, la domanda, per capirlo. perché la parola parco avventura fa riferimento a un insieme di interventi molto diversi tra di loro, no? Un conto è se te metti le corde tra un albero e un altro. O dei collegamenti che ne so, fatti di legno e di corda, oppure delle scalette di legno, queste cose sono tutte fattibili, no? Se te invece, come è normalmente presente nei parchi avventura, mi ci cominci a fare delle attività di servizio, bar, ristoranti, cose di questo tipo, è chiaro che è completamente diverso. Quindi noi si è semplicemente detto, se vuoi fare il parco avventura in senso stretto, cioè attrezzare, no, gli alberi nei modi che si vedevano prima, lo puoi fare. E se vuoi fare qualcosa di diverso, no, perché questo implicherebbe nuova edificazione e Allora, bisognerebbe fare una variante al piano strutturale, ammesso che, no, la cosa poi fosse diciamo, condivisa, no, da chi poi quella variante la deve fare. Ok? Sì, è chiara la problematica. Ok, siamo all'osservazione se non ci sono contributi dei commissari 156. Se si può vedere, non lo so, se Questa chiedo. è una banalità, è solo una correzione. Siccome la Commissione chiedeva di eliminare la porzione più esterna dell'area, cioè di ridurre l'area che noi avevamo esteso, va fatta una modifica cartografica che dobbiamo farvi vedere. Noi ci siamo adeguati alla vostra richiesta e abbiamo ridotto l'area, quindi
vi faremo vedere la cartografia quando è completata. Certo. Ok. Bene, segnatevele anche dall'ufficio queste, che così almeno ci si recupera facilmente la discussione quando si rivedono. Numero... Vai avanti te, Manola, vai. Che... Ecco, vai. 158, anche qui dobbiamo modificare la cartografia. La commissione aveva chiesto di ridurre la zona B2, ci sono anche stati pareri diversi in commissione. L'ufficio si adegua e modifica la cartografia come richiesto dalla commissione, però non siamo ancora in grado di farvi vedere la modifica. Fagli vedere, Antonella, sì, quale sarebbe. Ma non erano divergenze, erano una discussione, mi ricordo questo aspetto qui, non era una divergenza, era una discussione, ma poi l'accordo lì si trova. Sì, era di poco conto. Ok. Vi facciamo vedere quando è stata fatta, quando sarà fatta la modifica cartografica. Perché sennò ci si deve legare. Poi la 178 ho solo fatto una correzione nell'istruttoria tecnica, perché c'era un refuso, insomma, c'era scritto non accolta due volte, l'ho modificata. Poi invece la 190, io vado alla 195, che è il parcheggio alla culla, e mi risulta sospesa, che dobbiamo parlare con l'assessore ai lavori pubblici. Ho parlato io. Per sentire il suo parere. Ecco. Allora, l'assessore ai lavori pubblici sul parcheggio alla culla mi dice che si rimette alla volontà della commissione, nel senso che prende atto, diciamo, delle perplessità, delle difficoltà, eccetera, che mi pare, no, se ricordo bene, che in particolare Graziano, correggimi a Graziano se sbaglio, aveva sollevato delle perplessità, e si rimette alla valutazione della commissione. Io l'unica cosa che mi sento di dire, ma non da assessore ai lavori pubblici, perché non lo sono, ma da pianificatore, insieme a voi del piano, e bisogna prendere atto che in questa fase, se si leva qualsiasi previsione dalla culla, e poi ci sarà una necessità di averne una nuova, perché diciamo, resta un problema di risposta, no? al tema del parcheggio. Fermo restando, l'avevamo già detto l'altra volta, che esiste la norma sull'allargamento stradale, e che quindi attraverso l'allargamento stradale i parcheggi possono essere anche, voglio dire, a pettine o in linea, a seconda delle situazioni, essere ricavati. Per cui io vi devo dire questo: qui abbiamo avuto, Manuela e Roberto ne sono testimoni, difficoltà, perché purtroppo non sempre nelle nostre frazioni si trovano soluzioni congeniali, no? Dipende dalle caratteristiche dei luoghi. Comunque l'assessore si rimette alle valutazioni della commissione, così mi ha detto a me. Interventi? Graziano, sì, io. Graziano, se la può ridire, mi ricordo che era impossibile farcelo lì in parcheggio o meno, c'era non era l'ubicazione giusta, era giusto farlo in un altro luogo, se è questo, Graziano, che facessi presente. Sì, io ho fatto presente quello, che lì siamo in un punto che a mio avviso non serve a nessuno, perché non c'è nulla lì, proprio zero completamente, va bene? Non c'è nulla. E più si va a fare un lavoro sul confine con Stazzema, che poi forse potrebbe servire a Stazzema. No, ma lasso in alto, è solo il pezzettino in alto, perché poi qui è tutto, poi lo vedi dalle quote di livello che è un po' scosceso. Poi c'è qui, in questo punto qui, c'è della terra, praticamente terra di riporto, lì c'è a farci anche un bel lavoro, e poi un pezzetto piccolo. Secondo me, poi dovrebbe essere fatto più in basso. Ora, vabbè, qui non si vede, no, più no, su questa parte, ecco, più a sinistra, sulla curva qua a sinistra, no, scusa, a destra, a questo punto a destra. A destra. Opposta, Antonello, no, dall'altra parte. Ancora, ecco, questo qua sotto. Qui dove c'è la curva, quel verde che c'è lì sotto, esatto, quel pezzetto lì, secondo me potrebbe essere quello lì, però tutto da verificare,
Qui c'è già un ingresso, c'è già un ingresso che scende, c'è una discesina che scendi giù, vai qua dentro. Sei ancora nel comune di Camaiore e serviresti tutto il comune, la parte del comune di Camaiore, perché poi ora qui il confine è questo qui che si vede, ma andando nell'interno vai nella parte di Camaiore, insomma, tanto per capirsi. E secondo me la vedrei lì, però. Noi però attenzione alla fase del procedimento, perché non abbiamo la possibilità ora di inserire una pianificazione a parcheggio in un'altra area. Questo è vero alla culla come è vero da qualsiasi altra parte, tra l'altro. Quindi quello che va deciso ora è se mantenere quella previsione lì oppure cassarla definitivamente, posto il fatto che ulteriori localizzazioni possono essere riesaminate, ma in un altro procedimento, non in Ma questo. è giusto Sì, quello che dice la stessa aggiungo gente. Jacopo un'altra cosa che a me sembra, però è un'impressione superficiale ovviamente perché le cose andrebbero approfondite, che comunque sono tutte localizzazioni, no? Molto in fregio alla strada, giustamente, tra l'altro in situazioni anche dove ci sono delle curve, eccetera. Quindi ci sta anche che poi alla fine la soluzione sia, come dire, no? L'allargamento stradale dove si può fare creando dei posti auto. Certo, senza la previsione specifica del parcheggio, certo. Quindi forse anche questo potrebbe giustificare l'eliminazione della previsione, cioè dire ad oggi manca una verifica attenta di fattibilità, no, della previsione e magari può anche essere, come dire, che la soluzione si trovi in vari allargamenti stradali oppure in una nuova localizzazione del parcheggio che però non può essere fatta in questa fase. Non so come la vede Graziano. No, no, infatti in questo punto qui, prima di arrivare lì sulla curva, lato destro a salire, lì potresti allargare la strada, lì un pezzo lo potresti allargare benissimo, quello lì sì, ecco, qui lo vedo come allargamento stradale, potrebbe essere fatto con le dovute precauzioni perché è chiaro, lo vedi dalle quote di livello, quello che c'è sopra, comunque sia, qui qualcosa in linea ti ci va. E allora, commissari, se siete d'accordo, non lo so, la risposta potrebbe essere osservazione accolta. Questa volta sì, fermo restando che l'articolo 38 consente gli allargamenti stradali. Che dite? Ma Sì, va io bene. ricordo che già nella scorsa commissione ero favorevole all'accoglimento della proposta che avevano fatto gli abitanti di non prevedere il parcheggio in quell'area dove era prevista, perché non serviva, niente, serviva poco o niente. Quindi io sono Simone, siamo favorevole. arrivati a livello anche con la Saveria. Oltre Cosa? l'allargamento, non è un problema farci il parcheggio perché viene un muro di contenimento altissimo. Quindi il lavoro di quel parcheggio lì era limitato, anche se si lascia la previsione, soltanto all'allargamento. Perché se si va oltre all'allargamento per mettere le macchine a pettine, viene un muraglione di contenimento che è impossibile realizzarlo. Quindi va bene quello che dite. Ah, Ecco, fate presente, questo lo dico all'ufficio, nell'istruttoria di non accoglimento, il richiamo e riferimento a queste possibilità No, scusa, di accoglimento, scusa, di all'accoglimento, accoglimento, di sì, la accoglimento. possibilità dell'allargamento stradale. È chiaro, sia per quell'area che in generale, insomma, per tutto il sistema della sosta nella frazione, insomma, no? E nelle Sì. frazioni. Ma non ho capito, il parcheggio viene eliminato e ci resta solo l'allargamento stradale? Con la norma generale. Sì, viene eliminata la previsione a parcheggio, Michela, ritorno agricolo e quindi accogliamo la richiesta dei cittadini precisando che comunque sono consentite forme di allargamento stradale per risolvere eventuale problema del bisogno del parcheggio. Va bene. Roberto ha precisato che con la Saveria avevano verificato che comunque sia molto in profondità non ci si sarebbe potuti andare per ragioni che sono quelle che ha spiegato, insomma, di un intervento che diventava complicato e invasivo, diciamola così. Bene, si può procedere. Quindi si cambia il Allora, parere. sì, si cambia il parere, da non accolta diventa accolta, ok? Allora, la 213, anche questa è una modifica cartografica, da accolta diventa parzialmente accolta.
la Commissione aveva chiesto una riduzione della resede che era stata attribuita in fase di accoglimento dell'osservazione, io ve la farò vedere quando c'è la modifica cartografica. Lo stesso per la 229, mentre la 244 la Commissione chiedeva di ridurre la resede ampliata da parte dell'ufficio e secondo noi abbiamo verificato su Google e si ritiene di confermare il parere e la modifica cartografica proposta. Se ci vogliamo andare, Antonella, l'osservazione 244. Questa è l'adozione e questa è l'approvazione. La modifica, scusate. L'abbiamo messa tutta nel rosso, no? Tutta nella 3. Sì. Ecco, magari facciamola vedere con Google perché la commissione non era d'accordo. Scusate, ma questo qui non è quello che Graziano disse, No, è un c'era un altro, Riccardo, un altro. altro? Allora me lo Sì, fai vedere. è un'altra osservazione quell'altra, sì. Ah no, non me lo ricordo, mi fate vedere questo, Sì. per favore. Allora, quella che guardiamo ora è questa qua. Noi arriviamo qua. Ampliamo fino a qua la resede. Dove si No, ma vedono queste? questa non è la 244. Sì, Manola. Ah, E lui eccola qua. invece, Allora Antonella, chiedeva quello tutto che dici il campo. te è quell'adottato. Nell'adottato è dove c'è la Allora, aspettate, allora, nell'adottato, guardate il mouse, arriva qua. Arriva qua. Nel modificato noi l'abbiamo fatta arrivare qua. Ma lui chiedeva Lui lo chiedeva anche tutto. questo. Allora è parzialmente accolta, non è? Perché qui abbiamo scritto accolta noi come Aspetta, istruttori. guardiamo l'osservazione, ora non me lo ricordo, Manola, eh? No, avete scritto accolta nell'osservazione, infatti non mi quadrava. Ma poi ora non mi ricordo la discussione, ma la resede è giusta questa qui dietro, perché questa qui è già un quarto d'ora avanti, avete presente della casa lì? Abbiamo dato questa parte qua. Puoi vedere l'osservazione cosa chiedeva lui? No, per capire se è accolto o Sì, parzialmente accolto. aspettatelo, sì. La cerco, eh. È quella casa che è tuttora in costruzione, Graziano, no? Che è ferma lì da mesi e mesi. È Dovrebbe essere Graziano? quella, sì, per quella prima delle scuole. Sì. Prima delle scuole di vado. Poi ferma da mesi, mesi e mesi. Sarà un anno che ferma. Metri. Sì, ma allora va bene perché chiedeva No, va 15 bene, metri. guardate. No, va bene, perché chiede questo, vedete, è quello che ha chiesto, si è dato. Ora, la commissione mi sembra che non era d'accordo nell'accoglimento, almeno la nota che c'ho io, perché chiedeva di ridurre quello che noi avevamo ampliato. Secondo me ha anche un senso di lasciarlo com'è, però io mi rimetto al parere di tutti, perché se no si fa proprio il dente rispetto agli altri, all'altro. Non lo so. Anche perché poi questa casa qui di terreno ce n'ha e tanto, eh. Manola, Sì. ma se capisco bene,
questo è uno di quei casi in cui eventualmente la commissione esprimerebbe un parere diverso, nel senso che voi sotto il profilo tecnico mantenete fermo il vostro in ogni caso. A noi ci sembrerebbe di sì, di mantenerlo, perché insomma non ci quindi, sembra niente. Diciamo, la cosa che la commissione deve sapere è che no, si prende la responsabilità su una questione, diciamo, che ha aspetti tecnici, no, anche significativi, di un'opinione diversa, il che intendiamoci, allora, accadrà anche in altri casi, quindi per amor di Dio. Però, ho ripreso il verbale, la commissione non è che era per accoglierla, però darla meno di quella che si è data noi. Infatti io mi ricordavo questa. Ma noi gli si sarà dati 15 metri che chiedevano loro, Antonella? Infatti noi si sarà chiesto di dargli meno in funzione del fatto che lui davanti c'ha un terreno enorme. Ecco perché. Ah, ecco, sì, noi abbiamo dato una trentina di me, ecco, va bene. No, 13, vediamo male. E allora in pratica gli abbiamo chiesto quello che gli abbiamo dato quello che loro chiedevano, anzi, meno. Perché ma loro chiedevano meno. Può rivedere, se c'era la commissione, diceva di arrivare fino a 7 metri, la metà, ecco. Via. Quello che noi si è dato chiedemmo di dargli meno di 15 metri. Ti può rivedere Google Art? A questo qui. Vabbè, ma meno dell'osservante dove la metti la linea, onestamente, cioè lì c'è questo albero, no? Si vede dall'alto, sì, tondo. A questa, diciamo, riga quasi naturale, cioè per l'amor di Dio Riccardo, però ho capito dove gliela metto, dove la tracci la lì, per l'amor di Dio, è giusto il ragionamento che fai te, non è... però glielo lasci dov'è, oppure forse la fai uguale a quello che hai accanto, dove c'è la casina lo porti da su, dici. Bravo, cioè ha un senso, ora onestamente un senso ce lo può avere, siccome mi pare di capire che l'ufficio mantenga il suo parere fermo, insomma valutatelo attentamente, ecco, come commissione, perché qui siamo molto sul tecnico, come posso dire, di politico c'è un aspetto. No, per me va bene, sentiamo anche gli altri. A me va bene il parere dell'ufficio. Sì, anch'io mi allineerei a quello. Graziano? Sì, 15 metri va bene, vai. Tiene preciso il filo lì. Alberto, silenzio. Ah. Alberto, lo interpretiamo come silenzio assenso. Alberto? Non risponde. Sì, ha fatto il segno, Ok. Allora, poi la 267 è una modifica cartografica da fare, quindi la rivedremo quando è fatta. Mentre la 277 è un'osservazione per cui il tecnico che ha ascoltato i lavori della commissione ha scritto non condividendo il parere che il parere istruttorio che è stato dato. Potresti prenderla per favore, l'osservazione 277. Non so se vi ricordate. Scusa, Manole, che vuol dire? Fermate le macchine. Allora, qui c'è un problema di opportunità, nel senso che noi non è che possiamo metterci a rivedere le osservazioni di chi ascolta, diciamo, le nostre commissioni, manda un'email e ci dice rivedetela, no? Salvo che non ci siano sotto il profilo istruttorio degli errori che abbiamo commesso, cioè se qualcuno ci ha segnalato un errore, no? Cioè che abbiamo detto fischi per fiaschi in commissione,
allora è giusto, prima di commettere un errore, rimetterci le mani. Quindi la prima domanda è, Manuela, il cittadino ci segnala qualche errore? Partiamo di lì, perché no, se no... Allora, direi di no. Allora, la comunicazione è stata mandata al presidente della terza commissione, all'assessore e all'ufficio. Ricostruisce, diciamo, le caratteristiche del fabbricato. È questo. Il fabbricato è sulla via Colombo ed è un edificio staccato facente parte di un complesso alberghiero con svariati problemi. Allora, l'edificio specifico al suo interno, diciamo, ha una destinazione mista, cioè al suo interno ci sono delle unità immobiliari ad uso residenziale legittimate con un condono. Ecco, è quell'edificio con la scritta D4, in pratica, è quello lì. Sì. Ci sono delle unità immobiliari a uso residenziale e una unità immobiliare ad uso alberghiero. Sì. Quindi... Parola. La richiesta è di portare tutto l'edificio in B. Cioè... Ma siccome questa osservazione l'abbiamo già... Scusa Manola, sì, l'abbiamo già vista. Questa osservazione l'abbiamo già vista. La mia domanda è... Ci ha segnalato il cittadino qualcosa sotto il profilo istruttorio che te ritieni meritevoli di attenzione per fare, no, per prendere la decisione corretta? E allora, me, come dire? No, secondo me no, non ci sono altri elementi. Sì, ha precisato meglio, ma non cambia, secondo me, il parere dell'ufficio. Okay. Spiegare alla commissione. La osservazione era, Manola, scusami. La 277, Michela. 277? Sì. Che non è nel registro però che ci hai mandato. Cioè non è in queste da rivedere. Sì, è nelle cartografiche. È una cartografica, non è inserito nell'elenco. Non è inserito nell'elenco, ecco, una cosa che è venuta fuori così. Quello che vi ho mandato ci dovrebbe essere. Cioè, sì, c'è Michela. C'è scritto 267, andavo dietro a questo. Abbiamo fatto la 244, poi ho la 267 e la 280. Io c'ho anche la 267. La 267 è una modifica cartografica, non ve la faccio vedere fin quando non è stata fatta. Io perché io dalla 267 vado alla 280, è per quello. No, va bene, perché stiamo parlando della 287, della 277 adesso. Ma non è possibile. Allora, il registro che noi stiamo guardando è quello che è stato inviato nella giornata di ieri, Michela. Io veramente stavo scorrendo l'altro e mi tornava, perché la 244 l'abbiamo fatta sull'altro. Ma il 276, quello di invidiato ieri dall'ufficio è aggiornato. Michela, scusatemi. No, scusatemi, siccome io lavoro da cellulare e non ho potuto stampare e non lo posso avere sotto mano ora quello che è stato mandato ieri. Va bene, stavo scorrendo l'altro. Ci sono delle integrazioni, perché quell'elenco che ti hai stampato è quello che deriva, cioè che è successivo alle schede norma, no? Che è conseguenziale. Non l'ho ancora stampato, è per quello che non l'ho sotto mano, quindi quello le riporta tutte, diciamo. Via. Sì. Ok, la 277, se ve lo ricordate, ci fu una discussione lunga che riguardava la natura del, anche insomma, la storia edilizia di quel fabbricato lì. L'ufficio aveva fatto delle verifiche, aveva preso titoli edilizi, insomma c'è stato un approfondimento notevole. Io, per come ho ricevuto, e l'ufficio lo confermerà anche, la mail da parte del tecnico, degli interessati, perché è vero, l'ho ricevuta anch'io, era proprio insomma un'email di protesta, ecco, rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, cioè non aggiungeva elementi di valutazione e non diversi rispetto a quelli che avevamo fatto, mi viene da dire, hai approvato, perché nel senso, cioè, erano state prese in considerazione tutti gli aspetti, appunto, anche di natura edilizia e della storia evolutiva di quel fabbricato lì. Quindi, per quanto mi riguarda, non c'è dubbio sul mantenimento di quella. Quindi rimane non accolta. Io però volevo specificare una cosa per sentire anche voi cosa ne pensavate, no?
io facevo la descrizione dell'edificio oggetto di osservazione perché in effetti all'interno di questo edificio ci sono unità immobiliari di tipo residenziale, cioè che non hanno niente a che fare con l'attività alberghiera, legittimate con un condono. E poi c'è una parte invece che è attività alberghiera. Siamo nel caso quindi di un edificio misto. Che ce l'hanno? Infatti, la norma però, secondo me, conservando il D4, cioè quindi la categoria alberghiera, copre anche gli eventuali interventi da realizzare per la parte non alberghiera, perché c'è una norma specifica per gli alberghi che dice che le unità immobiliari poste all'interno di una struttura alberghiera possono fare un certo tipo di intervento. Quindi, secondo me... Senza ampliamento. Allora hanno ragione loro. No, no, come dire, l'edificio è unico. Cioè, capito? Poi dentro ci sono è un edificio misto. È un edificio misto. Non si può dire che è totalmente alberghiero. Appunto. Perché c'ha queste unità immobiliari autonome. E appunto, voglio dire questa. Allora, si sbaglia noi a classificarlo tutto alberghiero. Ma c'è la norma che dice... Noi Riccardo, non è che andiamo a vedere per gli edifici alberghieri... Scusa Manola, se no bisogna essere chiari, perché noi siamo di fronte a una situazione, diciamo, atipica, no? Cioè di una persona che ci segnala dal suo punto di vista un errore, va bene? Perché le valutazioni, diciamo, discrezionali, pianificatorie, appartengono... diciamo a chi è chiamato a fare il piano, ok? Invece questo osservante ci dice che abbiamo fatto un errore, cioè ci dice, attenzione, siccome quell'edificio lì contiene delle unità residenziali, voi non me lo potete classificare di 4, va bene? Questo dice il cittadino, avete preso un abbaglio dicendo che quello lì è un D4, ok? Allora Manola ci stava spiegando che in realtà quell'edificio ha varie funzioni, ok, se capisco bene, alcune alberghiere e altre di tipo residenziale, e ci stava dicendo, se ho capito bene, che nell'ambito del D4 ci possono essere edifici che hanno, diciamo, in sé funzioni anche diverse, perché non è possibile, Riccardo, come posso dire, dare ad un edificio, no, una classificazione per pezzi, come ti posso dire, non lo possiamo fare, ok? Allora, la domanda però è, Manola, siccome quando ci sono varie funzioni te devi decidere qual è quella, chiamiamola così, che ti porta, no, alla classificazione, cioè voi, perché è questo quello che il cittadino ti segnala, no? Sostanzialmente. Voi l'avete fatto questo tipo di approfondimento? Cioè, te ritieni che la classificazione più corretta, pur in presenza di funzioni miste, sia questa? È questa la domanda. Perché... Aspetta, allora, nel caso di un edificio misto, come il caso in specie, la legge regionale ti dice che la destinazione d'uso è quella prevalente in termini di superficie. E io, allora, guardando le visure catastali, facendo un calcolo io che non ha prodotto il tecnico, non l'ha prodotto questo calcolo, e le misurazioni catastali dichiarate, io non lo so se sono corrette, ma facendo comunque una sommatoria delle superfici, sembrerebbe che la parte residenziale ecceda di poco, ma ecceda la parte alberghiera. Io però non so se c'è messo un seminterrato, io questo calcolo delle superfici catastali non l'ho fatto io, non so come è stato fatto, perché c'è anche un seminterrato da conteggiare, e non lo so se è stato conteggiato. Se eccede, allora è residenziale, se eccede. Sì, ma io non so questo calcolo, è vero, Riccardo, ma non so, il mio è un calcolo fatto così, diciamo, con le superfici dichiarate catastalmente. Però Manola, lo dico perché è una situazione delicata, ma non in sé, è delicata perché noi abbiamo già espresso un'opinione su un'osservazione, arriva un'email dove ci dicono no, abbiamo visto la diretta, insomma avete preso fischi per fiaschi, ritornateci sopra.
La mia domanda è all'ufficio, perché qui deve essere chiaro l'ufficio. Abbiamo preso fischi per fiaschi oppure te ritieni, Manola, che alla luce degli elementi che hai in mano la classificazione sia corretta? Perché non è che noi ci possiamo sostituire al cittadino e metterci lì a fare le misure, eh? Cioè, Infatti, qual è il discorso? La motivazione che noi avevamo dato di non accoglimento, secondo me è corretta, perché avevamo scritto: non si rilevano elementi conoscitivi sufficienti per valutare positivamente una diversa classificazione, fermo restando che le funzioni regolarmente assentite possono essere mantenute. Per me è una risposta che calza perfettamente il caso e specie, perché questi quindi, calcoli se posso tradurre, te dici, può anche darsi che le funzioni residenziali siano leggermente prevalenti, ma sì, siccome non ho nell'osservazione gli elementi conoscitivi per dirlo, e siccome il D4 è una classificazione compatibile anche con le funzioni residenziali che ci sono dentro, perché questo è possibile, io non mi sento di modificare il parere. È questo quello che ci stai dicendo? Così, è così. Perfetto. È così. Devo essere sincero, io ho qualche dubbio, perché io capisco il parere come venga dato, però se poi è differente quello che effettivamente insiste su quel lotto, capisco che uno non può fare istruttore, non si può andare ad accertare. Non è che non può fare gli interventi. No, capito, ma se è prevalente la funzione residenziale, io lo dico da, diciamo, anche da un po' da ignorante della materia, però dico, se è prevalente la funzione residenziale viene qualche dubbio, no? Sì, però Riccardo, noi per tutti di qua, volevo criticare, era una constatazione, ecco, cioè mi viene in mente. No, ma io facevo per spiegare come ci siamo mossi noi, perché dico, magari ci sono anche altri di quattro in casi specifici che hanno casi analoghi, capito? Noi non andiamo mai a fare queste verifiche di superfici per vedere la destinazione d'uso prevalente. È questo. Ma questa verifica l'hai fatta dopo la mail, Manola? Scusa, Michela? Questa verifica della prevalenza del residenziale l'hai fatta dopo la mail? Cioè, sì, è una. Sì. Quindi, sì, certo. Però secondo me non sarebbe neanche stata dovuta, non so se, perché non scendiamo a queste verifiche quando guardiamo le osservazioni, che sono così tecniche e specifiche. Però Manola, la domanda è un'altra, perché la Michela ha fatto una domanda molto pertinente, secondo me. La domanda è un'altra, ma il cittadino, quando ci ha fatto osservazioni, ci ha detto che la funzione residenziale è prevalente? Perché no, è chiaro che se ce l'ha detto e poi noi si verifica che potrebbe anche essere vero, e se ce l'ha detto forse è vero, no, perché poi per quale motivo dovrebbe dire una cosa per un'altra? E allora stiamoci attenti, però, perché il criterio è quello che hai detto te, Manola, il criterio è la destinazione d'uso prevalente. No, quindi è chiaro che noi, se non lo sappiamo, si agisce in buona fede. Però se lo sappiamo, lo sappiamo. No, allora, lui prevalente non lo cita mai. Lui fa la descrizione che è un edificio misto, una parte a unità immobiliari e una parte a uso alberghiero. Ho capito. A te sembrerebbe che possa essere prevalente la destinazione residenziale, però non ne sei sicura perché hai fatto una verifica di tipo catastale? Delle superfici dichiarate al catasto, ho fatto le misure catastali delle unità immobiliari. Ho capito. E sono dichiarate le superfici, però le superfici catastali possono essere anche diverse da quelle edilizie, capisci? Allora posso fare una domanda ancora più esplicita a chi fa anche questo tipo di lavoro, che non è invece il lavoro che faccio io. Cioè, per capire io, se il cittadino avesse voluto documentare la superficie prevalente, avrebbe, diciamo, dovuto fare un rilievo dello stato dei luoghi conforme al titolo edilizio e dirci: guardate, sulla base di questo rilievo conforme al titolo edilizio vi dico che c'è una superficie prevalente. Ho capito bene o ho capito male? Hai capito benissimo. Vabbè, per me è chiaro.
Confermo, Simone, confermo. E se non l'ha fatto, un motivo c'è. Perché tutto si basa quell'osservazione sulla prevalenza. Perché c'è già la norma che dice che, il fabbricato misto può avere... L'abbiamo inserita già per un altro caso sul vecchio piano, perché eravamo nelle stesse condizioni. Un albergo non si può dividere il piano terra alberghiero e il piano sopra unità immobiliari. Quindi sostanzialmente noi non abbiamo certezze istruttorie, correggetemi se sbaglio, noi non abbiamo certezze istruttorie sulla prevalenza del residenziale. Questo sì, è il punto. Sì. Può darsi che lo sia, ma non abbiamo certezze istruttorie, perché sì, l'osservazione non ce le offre, la successiva indagine neppure. Può darsi che lo sia, ma non è detta, perché quella lì è la sintesi, magari il riassunto è stato più sintetico, io la rileggerei, Ma la mail, Manola, ma ti ha sollevato il dubbio la mail? Che ti hanno detto in questa mail? Io non ce l'ho, non l'ho vista, non so. E la mail, Michela, hanno detto, guardate, c'è stato un fraintendimento in commissione, abbiamo assistito alla commissione, non avete capito che questo non è un edificio alberghiero, questo qui è un edificio residenziale, ci sono delle unità immobiliari dentro, cioè avete sbagliato l'istruttoria, no? Cioè classificatelo per come è. Allora, il criterio di legge è quello che dice la Manola. Quando ci sono funzioni miste, la destinazione d'uso, dice la legge regionale, lo dice anche il testo unico se non sbaglio, la destinazione d'uso è quella prevalente, dice la legge, prevalente. Prevalente vuol dire quella maggioritaria, no? Ok? Allora, la mia domanda è: se abbiamo certezze istruttorie sulla prevalenza, perché se abbiamo certezze istruttorie sulla prevalenza, ha ragione Riccardo, bisogna correggere l'errore. Se non abbiamo certezze istruttorie e l'ufficio conferma il parere, perché poi è l'ufficio che ce lo deve dire, io francamente, siccome ci siamo già espressi, non me la sentirei fossi in voi di cambiare opinione. Però poi decidete voi, ci mancherebbe. Lui dice anche in questa nota che dice l'hotel non utilizza in nessun modo questo edificio al cui interno c'ha questa destinazione d'uso alberghiera. Se necessario è possibile produrre la documentazione presentata. Ma però, scusa, questo è un dato completamente irrilevante. Però, ecco, bravo, no, anche secondo questa me. Questa cosa la dico io, è totalmente irrilevante, perché noi, che un albergo sia aperto, chiuso, infatti, con immobili bravo, classificati albergo, che vuol dire oggi lo uso, domani non lo uso, quello dipende dai contratti, dipende da mille cose. Quindi questo è totalmente irrilevante. Quello che è rilevante è, diciamo, la destinazione d'uso prevalente, questo sì. Io leggerei l'osservazione per intero, perché può darsi che sul riassunto magari è stato frainteso, per essere sicuri. Rileggiamola. Vuoi prendere, Antonella, l'osservazione 277? Vai Manola, leggila, vai. Io non sento nulla. Scusate, era chiuso. La società detiene l'usufrutto dell'immobile identificato al catasto del comune Camaiore, foglio 44, mappali 775-37, sub 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, bene comune non censibile. I sub 3, 5, 6 e 7 sono a 3, abitazioni di tipo economico. Il sub 9 è di 2 alberghi e pensioni, il sub 10 è C2 magazzino e locali di deposito. Detto fabbricato, prospiciente il viale Colombo, un edificio a 2 piani fuori terra per una superficie coperta di circa metri quadri 435, dove sono presenti 4 unità immobiliari ad uso civile abitazioni, 2 a piano terra e 2 a primo. Una parte a piano terra a destinazione alberghiera e un magazzino nel seminterrato. Anche questo magazzino non viene detto a chi è
collegato. Il fabbricato in origine è un villino costruito nell'immediato guerra, fu dichiarato abitabile nel 1950 come civile abitazione. A seguito di lavori fu rilasciata autorizzazione edilizia in sanatoria nel 1996 per opere, dove dalla relazione tecnica allegata emerge che tale sanatoria interessava sia l'ampliamento effettuato con la realizzazione della veranda sul retro dell'edificio, adibita a sala convegni e riunione, sia la realizzazione di 4 unità per civili abitazioni. Questo è il condono di cui vi parlavo. Puoi andare avanti, Antonella? Per alcuni anni l'immobile fu utilizzato come circolo del bridge, senza mai mutare la destinazione alle unità immobiliari. Inutilizzato da moltissimi anni, lo scrivente ha intrapreso lo scorso anno alcune opere di manutenzione ordinaria al fine di poterlo, entro breve, riutilizzarlo per sé o per affittare quantomeno le sue parti a civile abitazione. Puoi andare avanti. Ci preme rilevare che il regolamento urbanistico precedente al piano operativo adottato destinava l'edificio all'uso alberghiero, dovuto probabilmente a che il circolo del bridge fosse legato all'Hotel Colombo. Con certezza ormai questo legame non sussiste più, a riprova la riapertura in questo 2020 dell'Hotel Colombo, del tutto svincolato dall'immobile in oggetto. Il piano operativo adottato, conservando la vecchia classificazione, destina l'immobile e il lotto su cui insiste come un D4, aree dei tessuti a piattaforme turistico-ricettive, disciplinando i dettati dell'articolo 28. Per quanto sopra dettagliatamente esposto, si ritiene che l'immobile e il suo lotto debba essere altrimenti inserito nelle aree 1B, città, giardino e balneare pianificata, eccetera, eccetera. Richiesta. Si richiede di modificare gli elaborati di piano scala 2000, scala 5000, così come riportato nell'allegato 2, destinando... puoi andare avanti, Antonella? Vabbè, ma non serve più. Destinando l'area come A1B. Ma posso dire una cosa che mi viene in mente ora? Allora, perché forse la soluzione c'è. Allora, però, vediamo se il ragionamento fila o no, lo sto facendo alta voce. Allora, noi abbiamo una parte di questo immobile a destinazione d'uso residenziale. Quella non gliela toglie nessuno, ci mancherebbe, nel senso che destinazione d'uso residenziale è e destinazione d'uso residenziale rimane. Poi abbiamo una parte di immobile, se capisco bene, che per stessa ammissione dell'osservante, per un periodo ha avuto un legame con l'Hotel Colombo. È giusto? Ho capito bene, no? Tutto. Sì. Tutto. Allora, quella parte di immobile lì, classificata, se è classificata di 4, potrà fare il cambio d'uso sulla base della norma del D4, la quale dice: se un albergo è chiuso da un certo numero di anni, in questo caso, se quella parte lì non è più utilizzata da albergo da un certo numero di anni, no? Puoi fare il cambio d'uso. Ovviamente corrispondendo, no, a quegli oneri che sono previsti dalla norma. Quindi forse quando siamo in sede normativa si tratta di verificare bene che le unità residenziali che già esistono in una classificazione di 4 non siano pregiudicate dal fatto che sono in un D4, no? E che quindi possano fare interventi, diciamo, al pari di altre unità residenziali. Se c'è una classificazione di 4 per una parte dell'immobile che non ha più una destinazione alberghiera, ma che in passato l'ha avuta, potrà fare il cambio d'uso usando proprio quella norma lì che dice: quando c'avevi un albergo e poi l'hai dismesso da un certo numero di anni, puoi fare il cambio d'uso. Forse questa può essere la soluzione migliore, precisando nella norma che, no, sulle unità residenziali esistenti uno fa gli interventi ammessi, diciamo, nel tipo di zona in cui le unità residenziali si trovano. Forse questa potrebbe essere la soluzione in una situazione dove, diciamo, non abbiamo, no, l'osservante non ci ha dato i metri quadrati delle varie unità immobiliari e forse da una verifica catastale c'è una prevalenza residenziale, ma questo non ci offre elementi di certezze. Forse mi parrebbe, che questa cosa possa essere una... Come si fa a scegliere la zona dove fai l'intervento le unità immobiliari? Perché come lo cambi? Cioè, li devi cambiare retina, no? Dalla parte dove sono le unità immobiliari ci metti... No, io dico, nella norma D4 noi possiamo scrivere che
Quando un edificio ha una destinazione mista, cioè ci sono già delle unità residenziali assentite, ovviamente no, le unità residenziali già assentite possono fare certe cose, quelle già assentite. Sul resto si applica Sì, la ma che fa normativa con di quelle qua. assentite? Eh? Che normativa gli dai a quelle assentite? Quella Vediamo. storica, la 1B, che gli dai? Quella là al No, limite. no, no, richiami la norma della tipologia di edificio a cui fa riferimento il caso concreto, no? Dirai che se sono storiche fanno quello che fa lo storico, se sono moderne fanno quello che fa. Cioè, una norma di questo tipo che chiarisca che se io ho già delle unità residenziali dentro i quattro, mi porto dietro una serie di possibilità. Non lo so, la vedo Simone, così. io ritengo che quello che dice Roberto è che cosa gli fai fare 20 metri quadri d'ampliamento, 30 metri quadri, perché non è facile, no, individuarla, cioè a discrezione del proponente se è storico o non storico, per la ragione che sappiamo benissimo. Io credo che sulla scorta dell'informazione che hai dato te in commissione, condivido il tuo pensiero dicendo che è possibile l'ordinaria, la straordinaria e il frazionamento se ci sono le superfici, però non gli darei degli ampliamenti, giusto proprio perché all'interno di un fabbricato che non ha delle connotazioni ben specifiche per individuare la tipologia di ampliamento che può fare. Sì, ma Essendo un tra l'altro Alberto, correggimi se sbaglio, qui siete più bravi voi di me, ovviamente, che fate questo lavoro, insomma, voi tecnici. È anche difficile, no, immaginare un ampliamento volumetrico in un edificio con destinazioni miste. Che fai? Fai una cupola, cioè al piano terra piuttosto che al piano primo. Quindi sono d'accordo con te, probabilmente lì serve una norma che, no, disciplina una serie di possibilità interne all'edificio, no? ma c'è Interne. già questa norma, Simone. Ma scusate, Già però una norma. volevo. Se vai nella tabella, nell'allegato D, nell'appendice D, abbiamo la norma: qualora all'interno di un edificio a destinazione alberghiera siano comprese unità immobiliari legittimamente frazionate e non utilizzate a supporto dell'attività alberghiera, sono consentiti. Ora la norma qui è stata anche cambiata, perché in adozione era interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, modificata poi con l'accoglimento di La destinazione solo osservazioni, dove gli fa fare superamento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e senza cambio d'uso. senza cambio d'uso. No, cambio Cioè, il d'uso. cambio d'uso solo in turistico ricettiva. Va bene, secondo me va bene. Sì, ma scusate, ma io credo che ci si stia facendo un po' di falsi problemi, perché la volontà mi sembra chiara, no? Cioè, qui c'è un fabbricato che ha al proprio interno, diciamo, delle partizioni funzionali e spaziali differenti. L'obiettivo sarebbe quello di, come dire, assimilarlo e farlo avvicinarlo molto alle possibilità di trasformazione di carattere residenziale. È un D4 che loro ci dichiarano anche, tra l'altro, autonomo da altri, magari D4 vicini o comunque insomma da altre funzioni alberghiere o turistico-ricettive con termini. Per cui, secondo me, il problema è superato nel momento in cui loro avranno i requisiti per far diventare quel D4 turistico-ricettivo in totalmente residenziale chiedendo il cambio d'uso. Mi sembra che non sia interesse della parte in questione far fare degli interventi a quello che già attualmente è residenziale. Il loro problema è farlo diventare tutto residenziale. Jacopo, l'aspetto è economico, no? L'aspetto è economico. Perché è economico? Perché se te classifichi quell'edificio come un edificio inserito nel tessuto, diciamo, residenziale, insomma, B o A1B, insomma, o quello che è, quello dipende dalle caratteristiche del tessuto, te no, fai il cambio d'uso pagando, diciamo, gli oneri ordinari che si pagano sui cambi d'uso. Se invece è nel D4, no, c'è quella norma che, no, prevede
che tu debba, nell'ambito del cambio d'uso, corrispondere il valore di una quota di unità immobiliari che gli dovresti dare, no? E quindi la differenza qui è economica, non sulle possibilità edificatorie. E quindi è chiaramente il cittadino ti dice, siccome la destinazione d'uso secondo me è residenziale, devi dare quella residenziale. Però se ho letto bene l'osservazione, l'abbiamo riletta insieme ora, non ci ha dato degli elementi istruttori per dire che sia prevalente. Questo è il punto. Cioè noi non abbiamo una certezza istruttoria sulla prevalenza. Allora in assenza di una... Qualche misura l'ha data, Simone. Qualche misura mi sembra che qualche metratura mi sembra che l'abbia data. No, lui no, Michela. Io ho fatto le misure catastali e ho fatto i calcoli. Però poi ripensandoci, secondo me, Simone, non è neanche una questione del prevalente. Lì un'attività alberghiera c'è, capito? Questo edificio è misto. Ammettiamo anche che sia la prevalenza residenziale, no? Però all'interno del residenziale c'è una parte che è alberghiero. Punto. Sì, però Manola, scusami, noi abbiamo due possibilità, lo dico per chiarezza, te correggimi se sbaglio. Una possibilità è dire: voglio registrare qual è la destinazione d'uso ad oggi e dargli la classificazione corrispondente, va bene? E allora, se noi avessimo avuto dei dati chiari sulla prevalenza, si poteva anche decidere di classificarlo diversamente, va bene? Oppure la commissione poteva dire: no, io lì ci vorrei un albergo, perché c'è anche questo aspetto, io vorrei che lì nascesse un albergo, cioè vorrei che la superficie alberghiera, che non è prevalente, si estendesse, perché auspico che lì ci venga un albergo. Quindi addirittura c'è anche questa possibilità, perché lo consente la legge, no? In una situazione di questo tipo, di spingere in una direzione piuttosto che in un'altra. Ora, mi sembra di poter dire che nessuno di noi, come dire, non l'abbiamo fatto in nessun caso, volesse spingersi fino a questo punto. Però, se non abbiamo certezze, lo dico a Michela che ha fatto proprio la domanda calzante a un certo punto, no? Se non abbiamo certezze sulla prevalenza, e mi pare di capire che non le abbiamo perché l'osservante non ce l'ha messa a disposizione, l'ufficio, perché tra l'altro non era tenuto a farlo, al più può fare una verifica catastale, ma non è detto che quella ci restituisca, diciamo, i conti esatti, allora mi sembra ragionevole dire: no, manteniamo questa destinazione d'uso, che in ogni caso non si può dire che sia scorretta, non pregiudica le unità immobiliari. Manola ci ha appena letto la norma, le unità immobiliari residenziali esistenti gli dà possibilità di intervento, e in ogni caso, come diceva Jacopo, il cambio d'uso lo consente, non è che non lo consente. Cambia l'aspetto economico, però è anche vero che cambia in relazione ad una parte che lo stesso cittadino ci dice essere stata usata in passato come albergo, e quindi né più né meno di quello che accade in altre situazioni, diciamo, dove lì magari non ci sono funzioni miste, ma ci sono funzioni alberghiere. Non so se mi sono spiegato. Sì, cioè voglio dire, la storia edilizia di quel fabbricato lì ti dice che è nato in un altro modo. Ora è chiaro che, come dire, nel frattempo siamo arrivati a metà del guado, ma se ci vuole arrivare in fondo e pagherà gli oneri, voglio dire, che si deve fare? E li pagherà nella maniera, diciamo, più oggettiva possibile, come del resto sarebbe stato se non ci avessimo un procedimento urbanistico di questo tipo, ma avessimo avuto una norma che consente quel cambio d'uso lì, no? Sì, diciamo che la norma D4 è compatibile con l'esistenza di funzioni miste, proprio perché, Manola ce l'ha letto, contempla la possibilità che ci siano unità immobiliari a destinazione residenziale, cioè la norma l'ha messo nel conto. Se ci fosse stata una chiarezza sulla prevalenza, la commissione poteva anche decidere di dargli una classificazione diversa. Ecco, questo è il punto. Forse in assenza di questa chiarezza, quello che è stato fatto è corretto, e tant'è che, se capisco bene, Manola, voi confermate il parere, perché poi c'è anche questo aspetto, eh? Sì. Va bene, i termini della questione mi sembrano molto chiari, no? Ora. Quindi il parere dell'ufficio si mantiene, i commissari che ne pensano? Io sono favorevole. Favorevole. Favorevole, vai.
Io ci rifletto, ma credo che Io insomma. sono rimasta con qualche dubbio, anch'io sono rimasta con qualche dubbio perché approfondimenti diversi non se ne possono fare, lo capisco, capisco che loro non ci hanno dato materiale per capire la prevalenza, però qualche dubbio sinceramente sulla prevalenza del non alberghiero mi resta, sì, vi dico la Sì, verità. i ragionamenti fatti sono tutti calzanti, per amor di Dio. Per Sicuramente carità. ci voglio riflettere, ma insomma, non fa, cioè, sono d'accordo in linea generale. Cosa? Ora, non ho visto, l'ha fatta l'usufruttuario questa richiesta qui, poi nemmeno il nudo Sì, tra proprietario. l'altro è scaduto, cioè, c'è anche una cosa strana che il richiedente Io attualmente volevo. non avrebbe neanche più titolo perché c'è Io un volevo dire, contratto strano. È nel io frattempo decaduto il suo titolo. No, non, però l'osservazione quando è stata presentata aveva diritto, ecco questa società. ah, no, No, ecco, però volevo dire. scusa Manola, era una cosa che avevo notato anch'io, no? Che è l'usufruttuario. Andrebbe, io non lo so, quindi non, cioè, non dico nulla perché è una cosa che andrebbe verificata. Anche Ma infatti. la richiesta di cambio d'uso di un bene fa parte delle facoltà giuridiche dell'usufruttuario? Andiamo un po' a vederlo, perché Secondo me no, questo infatti è non per lo quello so. che lo chiedevo per quello, secondo Perché Allora, l'usufruttuario è un l'usufruttuario. l'usufruttuario è scaduto il 31 maggio 2021, tra l'altro. No, ma lasciamo perdere che è scaduto, poi magari l'hanno rinnovato. Deve essere espressamente previsto nel momento che costituisci la servitù la possibilità di richiedere, di demandare all'usufruttuario questa specifica richiesta, altrimenti è peculiarità solamente o del nudo proprietario o del proprietario. Infatti il mio dubbio era questo. Ecco, questo non l'ho verificato, Questa è roba sinceramente. civilistica, sì. È però un aspetto civilistico che va attenzionato, perché se poi il nudo proprietario dice, ma chi ve l'ha detto? Cioè... È vero, questo ce l'ho l'atto, lo posso ora, vi sto dando un'occhiata, però non ce la faccio a guardarlo attentamente. Non vorrei No, darvi ma una l'abbiamo risposta che capito, non... lì si riflette, ma insomma abbiamo capito i Se non termini. è Comunque, se volete, espressamente... me lo posso guardare e poi ve lo faccio sapere. Vi mando una mail e vi dico se c'è questa, se era stata data questa facoltà per presentare. Allora, io credo che sia, nel mio lavoro sono abituato a essere prudente, credo che sia come dice Alberto, perché il diritto reale di usufrutto è un diritto che ti consente, diciamo, nella tipizzazione che ne dà il codice civile, l'uso del bene, no? L'uso del bene, per quello che il bene è. Quindi io credo anch'io che la facoltà di modificare la destinazione d'uso rimanga al proprietario, salvo che non abbiano deciso diversamente. Verifichiamola questa cosa, per scrupolo, attentamente, anche con l'ufficio legale, Manola, dico, potete dare anche un colpo di telefono alla Zicari Mona Lisa. o alla Monna Lisa Terziani, e perché se non può chiederlo, allora c'è un problema, diciamo, a monte. E allora va verificata anche questa cosa, o ce lo fate risapere, Manola? Sentite, faccio la verifica e poi vi mando la risposta per mail, va bene, se siete d'accordo? Sì, d'accordo, preciso, va bene. Allora, quindi, Ok. scusa Presidente, rimaniamo che se questa verifica fosse negativa, cioè se la legittimazione attiva all'usufruttuario non ce l'avesse, nulla questio. Se invece la legittimazione l'usufruttuario ce l'aveva, mi pare di capire che ci sia registro, questa cosa, una prevalenza di opinioni della Commissione in linea col parere dell'ufficio. Michela e Riccardo, diciamo con qualche supplemento di riflessione in corso, se la posso dire così. Giusto. E ce lo segniamo, quindi, nel caso in cui l'usufruttuario avesse avuto, diciamo, la facoltà di fare l'osservazione, ok?
Sì, bene. Allora, la prossima osservazione, qual è? Allora, è la 280 che, cioè io l'avevo segnata perché la commissione doveva andare a fare il sopralluogo. Io esco. Sì, esce il consigliere Iacomini. Ciao Alberto. Jacopo, Sì. ci devi restituire te, credo, no? L'avevo fatto con l'ufficio, in realtà, e anche con i commissari che me l'avevano chiesto, a parte, vabbè, insomma, eravamo quasi tutti presenti in realtà. Dunque, noi siamo stati sul posto nella stessa giornata in cui sono stati fatti i sopralluoghi relativi alle altre aree, e l'oggetto del sopralluogo in quel caso era prendere atto, insomma, verificare il tipo di tessuto e anche, come dire, il disegno urbano che proponevamo per quell'area, perché effettivamente siamo in una partizione spaziale, quella del giardino, piuttosto delicata per diverse situazioni. Allora, è evidente che per omogeneità di contesto, in ragione anche delle evidenze che erano state segnalate nell'osservazione, che mostrava come fabbricati analoghi in quel contesto spaziale, analoga vocazione, diciamo così, fossero stati per omogeneità di contesto classificati come in residenziale, ci è sembrato opportuno, perlomeno ai commissari che erano presenti, di valutare positivamente la richiesta dell'osservante. Quindi, classificando i fabbricati come B, non ricordo la classificazione di quell'area lì, chiederei se è possibile di andarci con la cartografia. Questo, ripeto, per omogeneità rispetto al B3. contesto. Ecco, Ah, poi non tra un B3. mi ricordavo il numero. No, B3. Antonella? B3. Dite, dite. Puoi andare alla Sì, cartografia l'abbiamo fatto vedere. dell'osservazione. La Ciao, Ivo. richiesta era di B3, da D3 mi sembra. Questa è stata come dire, la risultanza che abbiamo ottenuto, in considerazione anche del fatto che oltre che per un aspetto di omogeneità, c'è anche un aspetto di carattere, diciamo, di disegno urbano, no? Per cui quell'area che ha una viabilità d'accesso particolare, molto tortuosa, insomma, suggerisce il fatto che possano in futuro non esserci occupazioni di suolo, attività di carattere magari artigianale o, tra virgolette, industriali, che poi possano mettere in crisi il sistema locale della viabilità o anche della residenza, che è elemento prevalente del contesto. Quindi la nostra classificazione era, la nostra proposta era quella di accogliere la proposta di classificazione in B3. Ma Graziano, tu eri presente e Io poi voglio insomma. chiedere una cosa. Ma lì ci sono delle attività produttive ora? Oh, pronto? Quello lì ora non c'è niente, però è fattibile, cioè ce lo No, puoi fare dico, ma lì ci tranquillamente. stanno lavorando, c'è un'attività in corso o no? In corso no, però almeno per quello che si è visto non è in corso, però può essere utilizzato come Sì, lavoro no, quello lo so tranquillamente. perché è in D, ci mancherebbe, però se ci fosse anche un'attività produttiva dismessa, che non ci si fa, non ci si esercita più, effettivamente se andiamo a vedere il contesto, no, di quell'area lì, vedo che sono tutte B3, residenziale quell'area, più che produttiva. Infatti, No, sono tutte catalogate quelle, dico, c'è il fabbro, c'è quell'altro lì. ma la mia domanda era, se ci fosse un'attività produttiva e facciamo il cambio di destinazione, dopo non ci può gustare l'attività produttiva, ecco. La mia domanda. Se non esiste, non c'è un'attività produttiva, effettivamente mi sembra che quell'area lì sia più residenziale che produttiva. Non lo so, Beh, secondo Riccardo voi. sta dicendo, se posso. Attività dismessa da oltre 5 anni, c'è scritto. Attività Beh, dismessa da oltre 5 anni. Riccardo sta dicendo, se capisco bene, oltre al fatto che questa situazione sembrerebbe, se ho capito bene da Jacopo, simile, analoga ad un'altra classificata con B, se poi addirittura quell'attività è dismessa e il contesto è tutto B, forse non è nemmeno auspicabile, se capisco bene, ascoltando Riccardo,
come dire, quel tipo di destinazione, no? Perché a seconda di che ci metti può anche confliggere col tessuto circostante. Questo mi pare di capire. Questa è la valutazione che a livello urbanistico, secondo me, andando sul posto ci si accorge essere prevalente. Perché allora, l'osservante già ci dice, e si era già rilevato questo, che nella stessa zona esistono fabbricati che sono nati magari con quelle caratteristiche che abbiamo classificato come B3. In più, andando sul posto, ci si accorge, oltre che l'attività è dismessa, anche del fatto che il tessuto è a prevalenza residenziale. Oltre che a prevalenza residenziale, è anche corredato da delle sistemazioni territoriali in termini di infrastrutture ed accessibilità che sono di un'area residenziale, non di un'area artigianale industriale, no? Quindi, come dire, se non vogliamo aumentare carichi particolarmente gravosi per quell'area lì, probabilmente l'accoglimento dell'osservazione è la cosa migliore che possiamo fare. Sono d'accordo. Va bene, interpreto il silenzio come un assenso, giusto, No, Matteo? a me va bene, l'ufficio che dice che sono loro che si devono adeguare. Io, cioè, qual è il discorso? Allora, per il caso specifico, noi era stato motivato sul fatto che non c'era una documentazione, cioè noi non siamo venuti a fare il sopralluogo e noi agli atti l'osservazione non presentava una documentazione, faceva solo riferimento a un edificio esistente nelle vicinanze, che anche quello era produttivo e che io ho preso tutte le pratiche di questo edificio a cui faceva riferimento l'osservazione. E con tutti gli interventi che hanno fatto, che ha una situazione mista, questa secondo me è più mista rispetto all'edificio oggetto dell'osservazione, perché quella sopra al piano primo c'è anche un appartamento, è una residenza, probabilmente forse la casa di guardianaggio, cioè più una caratteristica residenziale rispetto all'elemento, al fabbricato oggetto dell'osservazione. Le considerazioni che avete fatto sul piano urbanistico io le posso anche condividere, perché sarebbe anche giusto che attività di questo genere, come dire, venissero dislocate in aree artigianali e industriali. Ora, non è che diciamo, come diceva Riccardo, non possa essere più esercitata l'attività artigianale. Certo, se gli mettiamo il B3, come dire, ha più una connotazione di tipo residenziale, quindi può essere trasformata in residenziale. La difficoltà dell'ufficio è di cambiare parere col parere che abbiamo già espresso, perché io no, non ho un'altra documentazione, non ho un'integrazione, non ho nulla, non so come muovermi. Posso dare un suggerimento? Se volete, cioè nel senso, allora mi pare di capire che la Manola dica: io non ho, diciamo, sufficienti elementi istruttori, mi pare, di capire, a mio giudizio, non ho, dice Manola, sufficienti elementi istruttori per cambiare parere. Dopodiché capisco, dice, che la commissione che ha fatto il sopralluogo, che rileva che lì è auspicabile un tessuto, diciamo, non di carattere produttivo, perché sarebbe, diciamo, un'isola, no, in mezzo al tessuto residenziale, possa avere un'opinione diversa. Se è così, secondo me, in totale serenità io lo registrerei. Lo registrerei per come è stato detto. Cioè, Manola non è che ci sta dicendo state sbagliando, dice io non ho gli elementi istruttori che mi consentono di cambiare parere. Dopodiché capisco che la commissione possa ritenere che invece, no, alla luce di un sopralluogo, quegli elementi sono maggiori e che in ogni caso lì non sia auspicabile, in una situazione che Riccardo, no, ha chiesto precisare essere già di dismissione, non sia auspicabile un reinsediamento, no, di un certo tipo che può anche confliggere col tessuto residenziale circostante. Aggiungo un elemento, Manola, correggimi se sbaglio. Noi abbiamo un piano di classificazione acustica che è molto attento agli aspetti di compatibilità delle attività col tessuto circostante, no? Quindi è chiaro
Lì poi ci sarebbero, correggimi se sbaglio, Manola, sicuramente delle limitazioni, no, al tipo di attività rispetto a questo piano. Quindi, come dire, eliminare un possibile elemento di conflitto riconducendo ad omogeneità quel tipo di tessuto è una scelta che ha un suo senso, eh? Cioè ci mancherebbe altro. Sì, Non ma sento, no, come dire, scusa. il politico anche nella volontà che, come dire, possiamo esprimere noi, insomma, no? Quindi se queste... Manola, Manola? scusa, che dicevi? Sì, no, no, Jacopo parlava, ma io non capivo. No, dicevo, ma no, non sono riuscita a capire il significato, cioè noi possiamo rivedere il parere, volevo dire questo, alla luce di Questo ce lo devi dire te, ce lo devi dire te. Perché allora io metterei in gioco un'altra cosa, perché noi avevamo altre due osservazioni che non abbiamo accolto, ma che sono più o meno nella stessa situazione. Allora forse, capito, andrebbe data un'occhiata anche a quelle lì, perché se no, capito, cioè quell'altro non l'abbiamo accolto e più o meno. No, No, ma no, erano allora nella guardiamo. stessa situazione, nel senso che erano in un tessuto che mal si presta, secondo Lì, te? in uno ce se n'è parlato anche tanto, no, se ne sono anche già se ne è parlato tanto. Quando le vedete ve lo ricordate di sicuro. Quella Perché allora bisogna capezzale. trovare una linea coerente, no, uguale per tutti, voglio dire. Perché non è solo questo di questa Quello sono osservazione. d'accordo anch'io, eh. E allora, se la linea che la commissione sceglie è... Se, scusate, se la commissione sceglie questa linea, cioè che quando un tessuto dismesso, artigianale, industriale, che mal si concilia con la presenza di un tessuto residenziale intorno, è opportuno classificarlo B, se la linea che la commissione sceglie è questa, del tutto legittimamente, perché questa fa parte delle facoltà pianificatorie, allora andiamo magari, sì, a rivedere, ha ragione Manola, le situazioni dove ci può essere questa incongruenza, con la precisazione che faceva Riccardo, cioè quando siamo in una situazione di dismissione dell'attività, non quando ci sono delle attività in essere che non hanno dato problemi rispetto alla natura delle attività stesse, perché lì non abbiamo interesse a favorire, no, un processo di arretramento economico, se esiste un'attività, ovviamente. Però nelle situazioni di dismissione sì, e tanto voglio dire, si vede, no? Qual è una situazione di dismissione, non è che non si vede. Sì. E Facciamo così allora? Per volete vedere adesso? me va bene, sentiamo anche gli altri commissari. Per Vai, me se va non sono tanti, benissimo, ti vado a sembra una cosa sfidare. giusta. Che hai detto, Graziano? No, dicevo, se non sono tanti, tiriamole fuori ora, a parte No, Berlinguer. Vabbè. sono due. E allora Ma tirale poi fuori quando le subito. vedete ve le ricordate subito perché se ne è parlato, cioè ci Sì. abbiamo discusso. Sono quelli di Fiaschetto, via. Allora, procediamo? Sì. Allora, Antonella, la 266. Sì. A questo punto Alberto deve rientrare per discutere queste, non ho capito. Aspetta un attimo, Aspettiamo, Antonella, aspettiamo puoi far vedere un anche l'osservazione e le foto? attimo. Sì. No, non lo fa rientrare, No. Facciamolo noi. Finché si discute dell'altra osservazione, è opportuno così. Aspetta, Anto, fai vedere anche la richiesta. No, 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 torna indietro, già che eravamo qui. Ecco, fai vedere la richiesta. Ecco. Ecco, anche qui dice che i fabbricati sono già da un po' di tempo non utilizzati ai fini artigianali e industriali ed isolati dagli altri fabbricati adiacenti. Ti fai vedere la planimetria, Manola?
di progetto, intendo dire. Eccolo lì. Questa è l'adottata. Ma intorno qual è la situazione? Può vedere anche con Google, perché così magari intorno... Facciamo... Aspetta, aspetta, Antonella, se ci sono le foto, ci fai vedere anche le foto? No, non c'è nulla. No, devo andare con Google. No, foto vado con Google. Con Google. Eccola qui. Questa è un'attività che non c'è più, dice. Volume! Manola, il volume! Scusate, questo è l'edificio oggetto dell'osservazione e come vedete, piano primo sembra che ci sia già una residenza, il piano sotto è artigianale, però sono due edifici, ora non so se il secondo si riesce a vedere. Forse Antonella, ecco, brava, se ti rigiri. Siccome questa non è stata accolta, capito? Non si vede il secondo, Antonella, sarà dietro, eh? Sembra che sia un'altra osservazione. È quell'altra non accolta. È dall'altra, è quella dietro. No, ma ecco, i fabbricati lì sono due osservazioni, non una. No, no, l'osservazione è una con due fabbricanti. Dici? Sembra che sia il capannone e una pertinenza, probabilmente. Se l'ha vista? Beh. Sì, sì, se l'ha vista. No, questa no, questa no, ecco. Vedi, ecco, è dietro, vedi, non si vede. Non si vede il retro. Sono due fabbricati, ma il secondo non si vede. Ah, Antonella segnala quel volumettino in secondo piano. Sembra una pertinenza dell'attività. Che numerare l'osservazione? La 266. 266. Provo a vedere se con Google Earth è quella che dico io ora, non mi ricordo, io già all'epoca manifestai qualche perplessità anche su questo. Sì, sì, infatti c'erano pareri discordi, certo. E io la volevo accogliere quello che diceva l'osservante. Già mi sembra di ricordarla, perché mi ricordo sì, sì, che condividevo quello che diceva l'osservante. E quindi a me mi trova favorevole, nel senso, ora ha maggior ragione. Ma l'altra ancora, così almeno si vede il quadro complessivo. Aspetta, Antonella sta andando con Google Earth per vedere se si vede il secondo. Se vuole, vado avanti, se no esco. Se no si stoppa e si va a vedere l'altra osservazione. Se volete. Volete fare? Io vedrei l'altra. Vai. Allora, scusate, l'altra è la 340. Scusate, siccome mi era un attimo distratto, è questa foto qui che si vedeva? Sì, sì, è quella lì, è quella lì. Solo che non si vede, c'è un altro fabbricato dietro che probabilmente è un magazzino e non si riesce a vedere il secondo fabbricato, ma insomma il fabbricato principale è quello lì. Tutto il letto ha due fabbricati. Quale è un altro fabbricato? Ma non cambia nulla se si vede il dietro. Direi che è... Si vede già, dai, sono le caratteristiche. Ecco, dai, va bene. Allora la 341, Anto. È quella su via Sarzanese.
Ah, sì. Lì non è che c'è sempre l'attività, o mi sbaglio io? Qui c'è davanti il distributore. Ma è attivo e poi c'è anche È un'attività attivo. dietro. Poi quella dietro si era visto, aspettate che ci ritorno con Google. C'è una carrozzeria, Mara. C'è una carrozzeria che lo sto Una carrozzeria vedendo. dismessa da un anno, dice Esatto. nell'osservazione, quindi prendiamo per buono quello che Si era dice. visto anche il cartello vendersi, mi sembra. Aspetta che ci rivado, eh. C'è un progetto d'adeguamento mai realizzato. Sì. Io ho Progetto recuperato d'adeguamento. le pratiche edilizie, ma non è che ci dicano niente di che, rappresentano appunto un fabbricato artigianale, insomma. Poi c'era un progetto di recupero che però non è stato eseguito. C'era Ma Letterlink che un cosa fa? progetto di recupero produttivo. Sì. Sì, sempre produttivo. Sì, ma secondo me se è dismessa l'attività anche lì ha poco senso, ma qui, questa qui. Ora io con le pratiche, qui si vede, ecco, no, ma, no, è questa qui, sì. Quella dietro, no? Sì, Quella sì, sì. dietro. Sì. Allora, commissione, io dico questo, se si prende la linea, che ha una sua ragion d'essere e che va secondo me messa nero su bianco nel verbale della commissione, così almeno resta a futura memoria, che si classifica, no, nel tessuto B, quella parte di tessuto produttivo dismessa e che la commissione ritiene essere incongrua rispetto al tessuto circostante, quindi che non si vuole favorire il reinsediamento delle attività produttive che magari stanno meglio alle bocchette, faccio per dire, no? E mi sembra che anche questa situazione sia allora a quel punto da considerare in modo analogo alle altre. Almeno c'è una linea chiara, netta e che non si presta ad equivoci, insomma. Per tutte e tre, Per tutti, sì. sì, a quel punto, come posso dire, c'è un elemento inequivocabile. Io sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Io credo che nel verbale vada specificato che l'elemento, come dire, decisivo riguarda sia la lettura urbanistica complessiva, no? Di dove si inserisce questi dove sono inseriti questi fabbricati. E poi ovviamente la dismissione anche, perché in linea generale si può anche non essere, no, convinti della zonizzazione per cui tutte le attività residenziali debbano essere contingentate in un'area e basta. Ci può essere anche, forse è auspicabile laddove è possibile, la commistione delle funzioni. Però è chiaro che alcune di esse, e non a caso sono Sono dismesse, malamore sono sul verbale. entrate in crisi anche perché Sul magari verbale sono queste due malamore. attività che non sono compatibili con il sistema di servizi Tutte e tre. Tutte e tre casi. quindi insomma, secondo me va precisato nel verbale della commissione questo aspetto, cioè che la Ok. commissione ha considerato Ci ma sono anche questi. Ok. Sorella al microfono. Non capisco Sì. nulla, Jacopo. Jacopo, puoi ripetere per favore? Secondo me, dicevo, sviluppato nel verbale della commissione, va precisato che nell'esame di queste osservazioni si sia tenuto conto di due aspetti concorrenti, cioè la dismissione delle funzioni artigianali e la lettura che la commissione ha dato a quelle aree in cui sono state presentate le osservazioni di prevalente funzione residenziale. Perché l'elemento, leggerli insieme questi due elementi è fondamentale, nel senso che l'utilizzo laddove esiste va mantenuto delle funzioni artigianali, commerciali o anche diverse dal residenziale, perché cioè, far coesistere delle funzioni significa rendere magari molto vivibile e vitale i luoghi. Spesso c'è un processo di selezione naturale, no? Dove le attività artigianali che non proseguono o perché si sono estinte per ragioni economiche oppure anche perché ci sono delle ragioni territoriali che rendono più consigliabile il tipo di lavorazione che proponevano da un'altra parte. E questo mi sembra essere il caso. Quindi, secondo me, se questa è una lettura che anche l'ufficio, come dire, condivide, adegua il parere e noi, votiamo il parere dell'ufficio di accoglimento. Sì, Jacopo, aggiungo io che quello che magari era possibile, no, molti anni fa, oggi è più complicato, giustamente, perché
le norme sulla sicurezza, gli standard che devi avere igienico-sanitari, no? Il rispetto appunto dei limiti acustici previsti dalla legge. Cioè, oggi è chiaro che la presenza, no, di tessuti artigianali industriali in aree densamente residenziali è sempre più complicata. Quindi sono d'accordo con te nel senso di dare una lettura statica rispetto al contesto di riferimento e dinamica nel senso che la dismissione è un chiaro indice, no? L'abbandono, la dismissione è un chiaro indice, insomma, del fatto che la compatibilità non c'è, no? Perché probabilmente se c'era a quest'ora, dopo no, magari alcuni anni di dismissione, c'era stato un nuovo reinsediamento. Quindi sono d'accordo, insomma. Simone, una domanda. Per quelle attività che poi in futuro avranno la stessa caratteristica di queste, nel senso magari che chiudono e che quindi non siano più attività artigianali e che un eventuale cambio di destinazione poi è possibile dell'immobile? Classificandolo così, sì. Ma queste perché se è fatto ora in sede di classificazione che quelle che io dico in futuro, magari un'attività che ora va a gonfie vele e tra 2 anni chiude i battenti, dico, ha la stessa possibilità? Dipende da come è stata classificata. Se è stata classificata D, no. Se è stata classificata B, sì, perché nel tessuto B noi abbiamo già attività economiche classificate come tali. Cioè questa distinzione, diciamo, fra l'opportunità del cambio d'uso o no, l'abbiamo fatta nel piano. Qual è il criterio che ha usato l'ufficio? Le strutture che gli sembravano più importanti dal punto di vista artigianale e industriale, giustamente la classificate D, no? Ti faccio un esempio. Alle bocchette, è chiaro che c'è un tessuto D che deve rimanere D, no? Perché nessuno vuole che le bocchette cambino pelle e diventino una cosa diversa da quello che sono. Oppure altre zone artigianali che ci sono sul nostro comune, le bocchette chiaramente è l'esempio principale. Quindi per avere il cambio d'uso devi fare quello che stiamo facendo ora, cioè valutare che è opportuno e dargli una classificazione che glielo consenta. Mi pare che si sta facendo un lavoro serio, nel senso che stiamo recuperando, no? Un principio di parità di trattamento. Chiaro, Michela, che chi non ha fatto osservazioni vale qui come per altre situazioni. E non ci mette in condizione, no, di rispondere alla sua domanda. Se non ce la fa, non possiamo rispondere. Ecco. No, ecco, no, pensavo si potesse scrivere anche in futuro, perché attività magari così sparse, ora non ti dico le bocchette, avessero la possibilità di cambiare, di avere un cambiamento d'uso. Vanno classificate in modo adeguato. Questo è lo strumento per farlo, come si sta facendo ora per queste. C'è da ripassare da un piano, quindi, È da nel senso. ripassare. C'è da ripassare da un piano, non da un piano nuovo, ma da una variante, sì, più semplice di un piano nuovo, ma insomma, che non si fa in 5 minuti. Ecco. Siamo d'accordo su questa linea? Detto, Jacopo. L'ufficio è d'accordo su questa linea o no? Sì, appunto, io volevo proporre questo. Allora, Quindi si mette accolta. le mettiamo tutte e tre a colta con lo stesso parere che lo farò e ve lo mando per mail. Bene, Va bene. bene? Allora, Presidente, io direi che va richiamato il consigliere Iacomini e va informato in particolare delle ultime due, dove ovviamente, insomma, ha partecipato alla precedente commissione sulle ultime due, quindi. Lo richiamo e lo faccio in plan. Perché sulle ultime due va acquisito anche il suo di parere, ovviamente. Si può aspettare, si sospende un minuto, devo andare in un posto e torno. Minuto. Intanto informiamo Iacomini, Riccardo, se sei d'accordo. Sì. Eccolo. Jacopo.
sentite? Sì. Bene. Allora, Alberto, abbiamo esaminato quell'osservazione e in più anche, visto che ad altre due avevi partecipato anche te alla discussione, altre due osservazioni che sono, Manola, non mi ricordo il numero però. Allora, la 266 e la 341. Ok, 266 e 341, che appunto avevano visto anche la tua discussione nella prima fase di lettura delle osservazioni, per cui c'è stato il parere di accoglimento. L'ufficio ha proposto di adeguare il proprio parere alle riflessioni che sono maturate in commissione, ci manderà la formulazione della motivazione del parere d'accoglimento per email insieme all'altro dato che mancava sulla osservazione precedente. A questo punto direi, se l'ufficio è pronto, di procedere oltre. Io devo chiedervi, forse, a parte che non so se Riccardo forse, è tornato. Forse Jacopo ad Alberto gli va detto questo, se non manca un pezzo. Cioè, alla luce della discussione che c'è stata, l'ufficio ha suggerito alla commissione di rivedere queste altre due osservazioni, dove ci poteva essere un problema di opportunità, di compatibilità del tessuto artigianale e industriale con quello circostante. E la commissione avrebbe assunto quindi una linea generale per la quale la classificazione B è opportuna in tutte quelle situazioni di attività economiche dismesse che appaiono potenzialmente incompatibili col tessuto circostante. Esattamente. Si fa una lettura quindi anche di carattere urbanistico dell'intorno, oltre che di effettiva attività delle funzioni artigianali all'origine dell'edificazione della natura del fabbricato. Credo che, insomma, questa sia una lettura che fa, non dico che fa scuola, ma insomma che da mantenere anche nel proseguo dello sviluppo dell'attività urbanistica, anche mi auguro delle prossime amministrazioni, nel caso in cui ci si debba confrontare con situazioni del genere, in uno spirito di rigenerazione dei fabbricati che hanno dismesso le proprie funzioni originarie, ma anche di lettura attenta del contesto, che non deve essere per forza un contesto zonizzato e omogeneo in tutto, ma che può prevedere forme anche di coesistenza e anzi forse le deve, come dire, incoraggiare in termini di qualità della residenza, della possibilità anche di attivazione economica. Non so se è rientrato il consigliere Erra. Sì, io sono qui, mi vedi? No, perché c'ho la visualizzazione strana. Ok, io vi devo chiedere di poter sospendere alle 11:20. E in ragione di questo mi domandavo se vogliamo fare un'altra osservazione oppure programmare le prossime commissioni, tenuto conto che se arrivano le informazioni cartografiche, magari nella prossima riusciamo a chiuderla, quelle cartografiche, e quella successiva ci serve per la votazione. No, per la normativa, scusate. È meglio riprogrammarci subito, Jacopo, vai. Assessore, scusa, che Jacopo, solo per sapere, Manola? Sì, Simone. Ne mancano ancora diverse fra quelle che possiamo valutare oggi? Sì, immagino di sì. Sì, qualcuna. No, vabbè, se Jacopo deve uscire da 10 minuti. Eh? No, qualcheduno ho cambiato il parere. Va bene, via, non c'è tempo. Ok, va bene, riaggiorniamoci. La normativa che dovete vedere, vedi un po'. Simone, Roberto chiedeva, ma sulla normativa che cosa si vuole vedere? Sulla normativa si tratta soltanto di vedere le ultime modifiche che ha fatto Fabrizio a seguito della discussione che c'era stata in commissione all'inizio dei lavori della commissione, che la normativa fu la prima cosa da vedere. Poi io invito tutti i commissari, no, a riguardarla il più possibile. Ci fossero degli errori da correggere, delle cose da precisare, ovviamente può essere utile farlo, ecco. Un minimo di occhiata alla normativa è opportuno dargliela. È una verifica, Roberto, quella sulla normativa, non è che... Simone, magari poi quando se ne parla della normativa si fa anche quel discorso che dicevi delle classificazioni che non... Esatto, c'è quella proposta da fare di cui parlavo ieri
prova a scriverla e poi si presenta alla commissione. Esatto. Ci sono alcune cose, no, che Fabrizio ha corretto a seguito della discussione che c'è stata in commissione, sì, e che è opportuno e già vedere. Ce l'hanno, i commissari se la possono già vedere autonomamente. Esatto, però sulla norma. Però a maggior ragione sulla normativa, no? È opportuno, insomma, queste ultime modifiche guardarle bene. Se ci fosse qualche dubbio, no? Rileggendola, insomma, la normativa è la cosa più importante forse che facciamo, no? Perché la maggior parte dei cittadini e degli operatori poi ha a che fare col tessuto edilizio esistente e con quelle norme lì, per cui ecco. Di sicuro passa tutto di lì, poi nel caso anche da qualche altra parte, ma insomma di sicuro passa tutto di lì. Allora, la prossima settimana riusciamo a fare... Allora che facciamo? Chiudiamo la commissione? Ah, no, aspetta, programmiamola un momento le altre date. No, dicevo chiudiamo la registrazione.